Dove è stato? È partita la L'ho fatta partire. GoPro. Ah, ok. Aspetto che parta già la sigla per farla partire perché avendo un tempo limitato, Sì, no. aspetto l'ultimo secondo. Ma era. C'è la musichetta di quei tizi fichissimi che non mi ricordo, Monkey qualcosa. C'è scritto nell'ultima cosa qua in fondo, se la leggi. Aspetta. Numenera. Aspetta. Aspetta. 4 giocatori. No. Microfoni. Microfoni. Colpi critici. Fumble. Dungeons and Dragons. Cosa diavolo state dicendo? Fumble, Roberto De Luca. Mercoledì. Via. Dove spreca? Eccolo qua. Ah, Montefiore Montefiore Cocktail. Cocktail. Non so dove hai trovato un Monkey. Ho fatto una mix. Sì, la sigla dei Montefiori Cocktail, e li ringrazio ancora per avercela lasciata usare ad Bellissima. gratis. Quello che state ascoltando è Fumble. Fumble! Buon 4 maggio! Che la forza sia con noi, ma anche che il 4 maggio sia con noi. E che lo sforzo sia un pochettino con noi, perché ci dobbiamo ricordare tutte le regole di Age of the Empire barra Age of Rebellion Beh, barra abbiamo uno Forsaken schemino Destiny. qua fatto da Manto per Simone, direi che è perfetto. Sì. Vedete il patchwork? Ve lo ricordate il patchwork? Che Erano bello. tutti invertiti Benvenuti a all'orario. tutti, questo è Fumble! Erano tutti degli invertiti. Ecco. Fumble è il podcast di giochi di ruolo di QWERTY. QWERTY.it è il sito della trasmissione. Voi due siete nei posti sbagliati, vi dovete scambiare di posto. Subito. Perché? Sì. Perché quel microfono lì per lui è troppo vicino, poi urla e si fracassano i timpani alla gente, invece tu parli Ah, più piano e quindi grazie per quello non avermi si messo i sente. dadi proprio qui, tutti uno di fila all'altro. Faccio anche una Uffa, ma foto. li ho persi. Oh, Sono miei ora. d'accordo. QWERTY.it è il sito di questa trasmissione e di tutti gli altri podcast del network. QWERTY.it/associati è la pagina dove potete darci i vostri dindini per comprare giochi, microfoni, Caching! Caching, caching. pannelli e fonoassorbenti, pizze. Margherita, Alcol e capricciosa. quant'altro. E io stavo parlando, ma avevo abbassato il microfono e non l'audio della partita. Quindi quello che state ascoltando è Fumble! 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 Riusciamo a rifare esattamente tutto come prima? Ci posso provare, ma credo di no. Ma allora, diciamo le cose importanti sono che Fumble è il podcast più bello e figo del mondo di giochi di ruolo in italiano, fa parte di QWERTY, che è il network di podcast più figo del mondo, che contiene un sacco di podcast In interessanti italiano? in italiano, anche in no, no, soltanto in Abbiamo italiano. solo podcast in italiano. No, noi parliamo in inglese quando diciamo i titoli dei film, per O esempio, profi, no, o proficiency, proficiency. Senti, change. Esatto. Altre cose che la forza sia con voi perché oggi è il 4 maggio. E poi cos'altro abbiamo detto? Che il Che potete 4 maggio donare i sia con vostri voi. Ci soldini possono o. dare i dindini a QWERTY.it/associati. Usate il tasto dona o fate il Patreon piccolino e da 3 euro ogni 2 mesi. E purtroppo Andrea non posso aiutarti perché non conosco ancora Sine Requie, ma poi appena lo conoscerò ti darò consigli di power Io play. conosco Sine Requie. Ma tu sei un min-maxer, non sei un power Ma player. non si può fare power play in Sine Requie. Vabbè, fa niente, non ti Non lo preoccupare. so, non sfidare, Robè. No, esatto, non andare. Challenge accepted! Puoi parare sul carro, se ne parliamo dopo, ok? Non andare a istigare il can che dorme. Cosa importante, questa sera si gioca a Guerre Stellari proprio perché è il È 4 il di maggio e il 4 maggio sia con noi. Ma il fatto che io abbia comprato la suoneria, sì, la suoneria, la colonna sonora ufficiale di Star Wars Sì. non ci permette di No. metterla, ok? No, intanto Peccato. ringrazio i Montefiori Cocktail che ci hanno fatto usare la loro versione del tema di Guerre E non Stellari come la Disney, maledetta. A gratis e Carrara. grazie Io non ancora. capisco perché la Disney non ci caghi. Esatto, io gli ho mandato una mail. Siamo dei cartoni animati viventi. Non so se l'ho mandata a loro o a quelli dell'Amaro del Capo, però. O forse a tutti e due contemporaneamente. All'Amaro della No, stavo Disney. per dire, penso che sia perché facciamo un sacco di metallucidi, diciamo padri, madri, però in realtà Lo fanno anche lo fanno loro! anche La loro, Disney lo quindi. fa, quindi. Sì, è vero, ormai. Parlano leggermeno, Leggermeno. Leggermeno! A proposito, cominciamo benissimo. Sapete che ho visto il libro della giungla, il film, con aspettative bassissime, è veramente un bel film. L'hanno imbroccato molto bene. Io vi consiglio la visione. E allora, già che stiamo facendo gli annunci personali, farò anche io il mio. Da domani fino al 9 sarà possibile giocare gratuitamente a Overwatch, il nuovo FPS della Blizzard. Ci guardi sopra. Quindi iscrivetevi se volete giocare con me. Il mio battletag è anatema cancelletto 2444. Analtema, hai detto? Sì, No, è senza metallo anche regole. quello. Sì, è metallo anche E quello. da domani è gratis, quindi scaricatelo, se poi vi piace ci giochiamo e spacchiamo la gente.
Spacca. Roberto... A me l'hanno già dato perché l'ho comprato a novembre. Roberto spacca. Comunque, intanto Francesco ringrazia Manto, perché grazie a Manto ha risolto i problemi con i cani di una cara amica facendo un deceptive savings tra il guinzaglio e una borsa della spesa. Ah, bello. Quando il gioco di ruolo insegna qualcosa alla vita vera. Via morale, peraltro. È un po' quasi come quella storia di World of Warcraft del ragazzino che ha fatto Feign Death davanti all'orso e si è salvato. Ah, ma allora in realtà ha fatto qualcosa di morale, perché gli ha scambiato la borsa con il cane, no? Il cane con la borsa. Ha rubato una borsa, ha sbolognato un cane, ha fatto vincere la sua amica la paura dei cani. È bellissimo. Non lo so se è così, perché mi sono perso, ho bevuto troppo stasera. Non è assolutamente un partiamo problema. Benissimo, dopo tutto questo non è un podcast in cui si parli per due ore e mezza, tre. Esatto, tranquilli. Ma mica devo parlare solo io. Cosa può andare storto? No, assolutamente niente. Assolutamente niente. C'è un'ultima cosa che vi devo dire, che è un favore che potete fare a QWERTY, oltre a darci dei soldi. In questo momento è più importante che facciate questa cosa. Addirittura. Se dovete scegliere tra darci dei soldi o passare 5 minuti sul sito, fate questa cosa di andare 5 minuti sul sito a qwerty.it/survey e rispondete al questionario. Al nostro survey. C'è un questionario. Con questionario posso rispondere anch'io o solo per gli ascoltatori? Sarebbe per gli ascoltatori, però se ascolti anche podcast puoi farlo anche tu. No, quindi no. Quindi sei una merda. Io ascolto podcast e lo farò. E ricordatevi che, visto che Fumble è pro inglese, non è survey, è survey. È survey, è ovviamente. Survey. L'ha detto apposta. Hai fatto bene. Il survey. È molto importante perché ci serve a capire chi ci ascolta, oltre a quelli che interagiscono in diretta, e a sapere da chi possiamo andare a chiedere dei soldi, che non siate voi, ma altre persone che siano disposte a darci dei soldi perché voi ci ascoltate. Inoltre vi dà la possibilità, suppongo, come ogni survey, di esprimere l'umarello, il vecchio che è in voi, e lamentarvi e dire: io le cose le farei così invece che cosà. Così noi possiamo ignorarvi. Intanto no, vabbè, intanto noi no, ma QWERTY vede tutto. Esatto. Non ci si lamenta per venire ascoltati, ci si lamenta per lamentarsi. Ma infatti, esatto. Bravo. Rilascia endorfine, no? È una cosa che... Ma a proposito di endorfine, Claudio, quale? Non c'è niente con endorfine, però vai avanti. Hai della cocaina? Sì. No, della dopamina. Famole contro le droghe, a meno che non siano del giochi di ruolo. La cosa dopamina, però, non è... Sì, il Glitter Steam. Però la dopamina non è tecnicamente una droga, è una cosa che è nel corpo, quindi può andare bene. Ma non è quello il punto è che giochiamo Guerre Stellari, l'ultima puntata di un po' di mesi fa, cioè di dicembre, okay, è finita con Jaqen che uccideva suo padre, che aveva creato degli zombie con il lato oscuro più altre cose. E dei gandosi. E ho ammazzato la mia ex. Uccidevi per sbaglio. No. Deceptive. Sì. Per sbaglio tua moglie. Mi ha cagare. Entra la tua promessa sposa. La mia promessa sposa. Giuravi di trovare vendetta su quelli che ancora erano vivi del tuo clan e te ne andavi con Das e Jared e H9, non dimentichiamo H9. H9 è importante. Il droid più secca cazzi. Però sì, ma solo con me. Però spacciatore. Con te in realtà ce l'hai abbastanza d'accordo. E a cui adesso hanno montato una pistola. Sì. Contro ogni mio... E che se non mi sbaglio aveva tipo stravinto una battaglia orbitale, sì, facendo esplodere due astronavi. Tre, anche quella della piratessa che mi seguiva. Che, no, ma è là, a pezzettini, non vi preoccupate. Quindi... Non si può fare una frittata senza rompere alcune astronavi, cioè... Mentre Jaqen si allontana da Nar Shadda rubando la Pathfinder, che era la nave degli Hutt che stavano facendo affari con il padre di Jaqen, per andare a cercare vendetta, tremenda vendetta, voi tirate i dadi forza. Ah. Non pensiate che io mi sia dimenticato. Devo fare un nero, no? Se non due. Sbaglio. Un bianco. Il lato chiaro, due neri. Perché tiri due neri? Guarda, si fa così, due bianchi. Ah, vedi? Voi siete capaci, non lo so, io non ormai ho capito che se tu hai i dadi ti fai capire chi è il padrone. Un nero, ma giusto per bilanciare perfettamente. Secondo me è che se lo se rimetti così in fila come ho fatto io prima, ma adesso non ho più voglia di farlo. Siamo perfettamente in equilibrio. La forza è in equilibrio. Per ora. È il 4 maggio, giusto? Yeah, il 4 maggio. Sì. Non anche in gioco. Sì, anche in gioco, chiaramente. Non esiste il calendario, ma sì, cioè esiste un calendario. Jaqen, tu ti stai dirigendo verso Mustafar, accompagnato da H9, che ha deciso che eri più divertente del suo precedente padrone. Beh, dai, anche perché in realtà la spada che hai era quella
di Das che ti aveva lasciato. Sì. Costruendosene lui una nuova. Das comunque è andato a prendere informazioni sempre per trovare quelle del suo clan. Anche se era in debito di brutto già. E H9 ha deciso che in realtà il suo padrone è la spada. Quindi ha seguito la spada e sta venendo appresso a te. Ok. Assieme a lui hai scoperto, e grazie anche alle informazioni che ti ha dato Das nei mesi scorsi, dove il resto del tuo clan è andato a nascondersi. Ciao, Giorgio! Cercando di costruire altri di quegli zombie animati dal lato oscuro. E le informazioni ti portano verso Datomir. Il problema è che Datomir è un pianeta nell'orlo esterno della galassia, ma che l'impero ha sostanzialmente... colpito ancora, no, scusa. No. Ignorato ancora. Lasciato in una specie di embargo, dopo aver combattuto con le Sorelle della Notte, che sono una setta locale del pianeta. Sì, e quindi è difficile entrare su Datomir senza che l'impero lo sappia, dato che tu sei ricercato anche dall'impero in questo momento. Da tutti, porca puttana. L'unica soluzione intelligente che hai pensato è stato chiedere aiuto a chi poteva ancora volerti fare un favore, cioè al Sole Nero, dato che la sorella di Leto è viva anche grazie a te. Sì, salutiamo una nuova voce nell'Holocron. Ciao Giorgio, benvenuto. C'è questo spam di questo Giorgio sull'Holocron. Sposta. Spostiamolo su Spreaker. Insieme ai Larger Penis. Anche perché l'alternativa, probabilmente, per poter entrare di nascosto su un pianeta era di chiedere all'unica spia che conoscevo, e si trattava di... Ma che credo sia ancora disperso. Maledetto. Ragazzi, sto finendo l'acqua qui. Ho cominciato a bere l'urina. Che schifo. Immagino. Però ha un sacco di Mercedes. Non si sa come sia possibile. E quindi hai scoperto che Leto e sua sorella si sono rifugiati nella roccaforte del Sole Nero su Mustafar, che è un pianeta di merda. Bene, Leto è contento. No, ma letteralmente. Perché era la lettiera dei gatti antiforza. Ah, dei Botan. È il pianeta dove Anakin e Obi-Wan si scontrano e Anakin fa una pessima fine e cade nella lava. Ah, ho capito. È quel bel pianeta di merda lì. È quel pianeta in cui se sei più in alto di qualcun altro hai un vantaggio tattico inarrivabile. C'è la gravità che si comporta in maniera diversa. Non puoi vincere. È una questione grave. Lo sai, ti sei addestrato, quindi... I Gand infatti partono in svantaggio sul basso. Sono più bassi. Tendenzialmente più in basso, sì. Bene, se sembra un avvicinamento H9. Sì, padrone. E nel frattempo c'è Das da qualche parte della galassia che tira un sospiro di sollievo a sentire questo sì padrone. Cosa è successo? Una piacevole. Si sveglia tutto contento, si rigira, si appoggia sul cuscino e fa: sono libero. Una piacevole perturbazione della forza. Una piacevole perturbazione della forza. Una brezza. Potresti riconnettermi con Leto? Leto, dobbiamo proprio? È un gatto, signore, perdono pelo, sporcano. Sì. Si nascondono nelle scatole. Però se sono nella scatola non sai se siano vivi o meno. Possiamo ucciderli quindi? Non devono per forza sopravvivere a lungo, se poi mi danno una taglia per i gatti. Aspetti che preparo il comunicatore. Grazie. Mi mancava. Pronto? Schiaccia il bottone prima. No, è attivazione vocale. Ah, scusa. Quando dici pronto. Fantascienza qua. Non è vero, però fa niente. Pronto? Leto? Tu. Puoi, visto che è un gatto, infastidirlo mettendo in loop un suono? No, signore, non ho modo di mettere mano al suo comunicatore da qua. Peccato, sarebbe stato divertente. Posso sabotarlo una volta che lo troviamo. Posso anche sabotarlo per farlo esplodere. No, beh, limitati a sabotarlo per fargli uscire una lucina rossa che punta verso il pavimento. Quello posso farlo già adesso. Ti punta un laser rosso sulla parete che non fa niente. Sì, non a me. Va bene. Non fa niente finché non estrai la pistola. È il puntatore. Ecco. Provo a ricontattarlo, per favore. Sì, padrone. Prr, 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 prr.
Pronto? Salve. Parla. Qui è la Pizza Express Gad Gad Gaddery. Siamo la TNT. Leto, chi diavolo è? Che stai facendo? Zitto! Siamo la TNT Galaxy. Siamo in unione. Consegna lettiere. No, è il Gand, te lo ricordi quello? Che ci ha messo un sacco di guai, poi parla strano. Jaken? Sì, quello. Tu. No, scusa, hai rilevato altri comunicatori in zona? Altri comunicatori? Ah sì, adiacenti. Aspetta, tiro fuori l'agendina. E la mitica agendina, l'unica di carta esistente. Puoi comporre questo codice? Dovrebbe essere di Revan. Mi sembra di sentire la sua voce. Posso comporlo, oppure posso far sovraccaricare il comunicatore di Leto in modo che non possa riattaccare. Fatto 46 vantaggi e un successo. Fantastico. Puoi fare entrambe le cose? Ah, certo. Iniziate a sentire tutti e due. Dammi qua, prendo il codice, inizio a guardare, inizio a smanettare, cercando di contracherare la cosa. Vai, è una prova di computer. Due dadi viola. Ma perché? Lo sai che non si fermerà. Arriverà qua e busserà la nostra porta e... La suoneria è mancata anche agli ascoltatori. Ah, wow. Un vantaggio. Il vantaggio è che riesco a metterlo silenzioso. È silenzioso, però continua a vibrare. Io sento. Per me è fastidioso uguale, perché sono un gatto. Che c'è? No, niente, volevo dirvi che sto arrivando. Perché? Chiedi a tua sorella di mandare un assassino. Padrona, sono io l'assassino, non funziona. Lo sai, ho trovato la locazione. Ah, grazie, padrone. Puntiamo lì. Ottimo. Il primo spazio porto vicino da dove attaccare. Già, voce. Sai dove è Bizzis? Disperso. Non più. Come non calamaro più? Calamaro di merda. Come non più? L'hai trovato? Sì, e mi ha fottuto la porco rosso. Fottuto porco calamaro rosso. Non sei con Bizzis, quindi? No. Attacca. Non posso, non vedi che... Come non funziona? Ma non lo so, c'ho le sambotte, magari non riesco... Sono lì tra 5 minuti, Giusto? Al canale? Perché? Sì, anche meno se vado dritto verso... Non distruggere nessuno, insomma, evitiamo di attirare... Hai dei macigni qua portati di mano? Dei macigni? Ah, sì, giusto, la tua cosa con lo sforzo. Penso... Non lo sa nessuno. Ma non so, in sto pianeta non c'è un cazzo, sinceramente. Cioè, io ho deciso di dare una mano al Sole Nero perché mi potevate proteggere dagli inquisitori, che a quanto pare ce ne sono un sacco adesso nella galassia. E ogni volta che io faccio anche sollevare una semplice pietruzza, quelli mi sentono e mi vengono a cercare. D'accordo, ma non mi sembra... Infatti... Quindi non facciamo venire i danni a casa nostra, a casa di tua sorella, quello che è. Ma non è che... Jaken è un danno. Jaken, perché non... Aspetta, è ancora in linea. È ancora in linea. Perché non c'è? Sì, vabbè, tranquilli, parlate. No, sono in realtà sono felice di sentirti da... Come ci hai trovato? Soprattutto perché stai dire... Ah, mi serve un favore da parte di tua sorella. Ah, d'accordo! Pensavo quasi... Perfetto! Ah, non vuoi che andiamo da qualche parte? Ok, allora vieni! No, vieni! Si mangia la paura qui al Sole Nero. Sì, ci abbiamo anche degli insetti... No, quelli non si... Forse no! Niente, d'accordo, comunque qualcosa ti troviamo. Sì, ma tranquillo. Sentite fuori dal palazzo in cui siete atterrare una nave. Un salutone da Tokyo? Sì. Godzilla, no. Godzilla. Ci ascoltano da Tokyo. Star Wars. Benvenuti a Star Wars o Deceptive Exchange. Fambori. O Deceptive Exchange. Ocho non corregge lì male i compiti. Aspetta, nel senso, sono i compiti dei tuoi studenti o sono i tuoi compiti? Vabbè, non lo voglio sapere. Io ti chiedo una cosa però, per avere un achievement. Se qualcuno prende uno, fagli il dado da 20 intorno. Dagli fumble. Solo se prende uno, non ti voglio sforzare. O se uno prende 20, ma penso sia difficile. Pare essere atterrato. Scusa. E sì, lo so, ma mi viene cioè, memorie passate, sai. Non è facile, le avevo quasi rimasse. Entra nella stanza il Gand, accompagnato da una delle guardie del Sole Nero.
Dice che vi conosce. Sì. Ciao ragazzi. È vero. Ciao. Ehi, sai che bello, come va? Guarda, gli do la mano. Gli porgo la zampa bionica, che se non ricordo male era stata anche rifatta nel frattempo. Oppure, no, hai ancora il numero sbagliato di dita. Ho ancora il numero sbagliato di dita. Ciao! Quello che ti avevo fatto io. Sì. Sì. Ehi, tutto a posto? Sì. Bene, cosa ti serve quando te ne vai? Sempre di fretta tu. E Red? È sulla Porco Rosso. Red è con la nave. E col calamaro? Da quello che ne so. Oh, poverino. Poi, tra l'altro, la cosa assurda, vabbè, vieni, facciamo di portare qualcosa. Perché hai un droide spacciatore? Ah, come spacciatore? Sono stato un po' nel contrabbando di narcotici, so riconoscere un droide spacciatore quando lo vedo. Perché ci sono dei droidi apposta per lo spaccio? Cazzo, ci avessi pensato, sarei ricchissimo. Ti pare? Non sono più un droide spacciatore, ora sono un droide killer. E si sfrega le sue manette. Piccoline. È bravo, A fare quale delle due? Sì, a sfregarsi le mani che a... Sai, anche io ero un droide una volta. Che a killerare. Me l'hanno rubato, perché non era un killer. No, a spacciare? No, a spacciare no. È un peccato. È un peccato, okay, chissà quante modifiche gli avrei potuto fare, Marco, per uccidere. Possiamo andare a uccidere i suoi rapitori. Mi sembra un'ottima idea. O fargli tantissimo male. Perché fargli male? È più divertente ucciderli. Ma dura troppo poco. No, mi ha rubato anche la nave. Almeno 3 giorni. No, ragazzi, ci eravamo lasciati alle spalle queste cose. Questo è un assassino. Allora, ascolta, io sono... Quando me ne sono andato perché Red ha preso controllo della nave ed è partito senza il mio consenso. Ah, giusto, dove cavoli? È partito senza il mio consenso. Siamo andati in giro per lo spazio e mentre andavamo ho visto la navetta di Bizzis. Nello spazio? Io ho detto, vabbè, cioè, Red, su, sì, almeno sì, uno, sì, salviamolo. Non sono... Bizzis. Non sono Red, in questo caso, o Bizzis. L'ho tirato su, sì, abbiamo viaggiato per un po', ci siamo fermati in una città, sono tornato, come parla lui? Scusa, non lo so come fa lui. Scusa, devo... il compattatore dei rifiuti è partito. Non ho capito niente. E mi ha lasciato come un... Alla come stazione... un banta alla stazione allo spazio porto e ho vissuto la stessa cosa. Ti guardo. Beh, per colpa di Red io dovevo mettere in salvo mia sorella, poi aveva tutte le sue cose da sorella da fare e sì, no, ma tranquillo, un po' lontano. Non è un problema, me la son cavata, ho soltanto ucciso mio padre, quindi quindi va avanti la tua distruzione del tuo clan. Sì, no, procede bene. Ho anche ucciso mia moglie, ma vabbè. Vabbè, è sempre da parte del tuo clan, no? Sì, ma quella non doveva, comunque. No, capita. Non si può rompere un banta senza farne delle uova. Non è voglia di frittate, robè. No, perché... Seconda. Io avrei delle aringhe nel... No, nel senso... Per sentire parlare... Ho ucciso mio padre, ho ucciso mia... Cioè, così tranquillo. No, è che... È un gand. No, ma mi è servito un attimo di tempo nello spazio profondo, da solo con H9, ho riflettuto sull'esistenza. Ah, ecco perché non sei più un droide spacciatore, finita! Infatti il mio nome non è più 9H, adesso è H9. Ah, come la preparazione. No, ha deciso oggi, padrone, il mio nome non è più 9H. Ah, ok, H9. Esatto. E che dico? 9H, quello era il mio nome da spacciatore, è troppo conosciuto in strada. Ma non ti converrebbe avere 4-5? Sempre per il problema di espressività di un insettoide con gli occhioni grossi che però non possono droide, fare. Quindi. Non ti converrebbe avere 4-5 braccia per fare il killer? Corrado! Quante braccia servono per sparare? Una. Ma puoi sparare con 4 cose diverse. Potresti montarmi altre pistole? Certamente. Che ci vuole? Il mio migliore amico ti allunga una manina metallica sulla spalla. Sono sempre stato d'accordo con i droidi. Ma non... Io sono d'accordo, il droide deve prendere le sue scelte. Sì, qualsiasi conseguenze abbiano, lui fa la sua scelta, come noi umani. Poi ci saranno delle conseguenze, ma deve essere libero di fare le sue scelte. Sì. Se un umano vuole tante pistole, va a comprare al negozio. Se tu vuoi tante pistole, non puoi fare niente, ma ci penseremo. Aspetta, va a comprarle al negozio è un discorso molto
complicato. Ci ho provato a comprare al negozio armi ultimamente, non è così facile. Ma perché prima di 5 minuti fa io e te stavamo giocando a carte e tu me le spostavi con la forza, ma non succedeva niente, e adesso stiamo parlando di montare a Psycho Killer delle braccia? Perché tutte le volte che perde. Siamo noi in questa stanza cominciano i discorsi, perde e inizia a dire quello usa la forza. Ah sì, certo. Sì, sì. Beh, però in ogni caso si parlava di carte, non di blaster. Quindi? Beh, blaster sono belli. Guarda, faccio vedere il fucile nuovo, quello grosso, modificato. Tutum. Mi si accende una luce di interesse negli occhi. No. Ah, ti faccio vedere. Io ho lasciato. No. Perché ha un puntato da tutto suo. No, siamo senti, qua, è bello che ci siamo ritrovati tutti. Però sai che io sono sempre un po' di fretta. Quando parte la nave, quella che mi avete promesso per portarmi lì? Noi non ti abbiamo promesso nessuna nave. Sì, mi avete promesso la nave. Tua sorella mi ha promesso la nave. Capi, parla con mia sorella. Abbiamo cose che promette mia sorella. Tu sei il braccio qualcosa, sinistro o destro, di tua sorella. Ma sai con quante persone dovrei fare sesso se dovessi fare... Si apre la porta, mia sorella promette in giro. In quel momento, dietro a Leto, mentre lui dice questa cosa a sua sorella... E lei si avvicina silenziosamente. Cioè, tua sorella mi ha promesso, perché hai qualcosa da ridire su tua sorella? Beh, come ho qualcosa da non ridire, figurati. E ti mette una mano sulla spalla. Dimmi, Leto, dimmi. No, dicevo che ho... Intanto c'è la coda che mi si arrotola sulla gamba della sedia, quella dietro. Tutta... c'è qua Jaken che voleva ciao, parlare caro. Con te di una cosina, e io ho l'umano sulla pentola a pressione, devo andare a... No, mi resta qui. No. Non ti preoccupare. Carissima, la mia nave? Ne parleremo tra un attimo. Cosa vuole il tuo amico? Non lo so, ma ti consiglio, perché sai che di solito te le idee abbastanza... fai, dagli quello che vuole e caccialo via. È la cosa migliore per tutti. Stare qui per... Ha ucciso sua chiederti moglie. Un favore. Ha ucciso sua moglie. Beh, ha fatto bene, probabilmente. È vero. Jaken aveva le braccia bioniche della sua defunta sposa. Ah, ecco. È vero, se le era tagliate con la spada laser, se le era messe. Gliela ha tagliate DAS, se non sbaglio. Sì, no, sì. Una, forse. Grazie, Luca. È la nostra memoria storica. Sì. Infatti, se non si ricorda di una cosa vuol dire che non è successa. No, tu sei andato a controllare i codici di serie delle tue braccia e dici, ma sono quelli di mia ex moglie. Sì, quindi ho le due braccia bioniche, non sono quelle che mi hai fatto tu. No. Ciao. Perché ti sei messo delle braccia da donna? Come tu faccia a riconoscere le braccia di sesso femminile di un sono un mega iper meccanico. Ognuno si veste come vuole. Meccanico! Sono fatte per avere un bacino e un baricentro in un certo modo. Le braccia. Saranno più sottili. Un orologio per le tette. Esatto. Non lo so. Nella parte interna. Le famose tette Gand che non c'hanno le unghie, c'hanno le unghie lunghe pitturate. Fumble per i politically correct. Va bene. Fumble sì, Roberto no. Però. No, okay. Ma io ho detto no, però delle tette, quindi figurati. Ti ho parlato del bacino. Ti ho parlato delle unghie. Beh, vengo subito al dunque, se poi nel frattempo ci fosse anche qualcosa da bere, sai. Parla più velocemente, sono disposto ad ascoltarti, ma non tutto il giorno. Ho bisogno di accedere a un pianeta sotto embargo. Mm-hmm. No, ti prego, no, ti prego, E che pianeta sarebbe? Lo guardo con gli occhi sgranati. H9? Datomir! Delle sorelle della notte. No, metto a piangere. Ottimo, lei si accarezza. Ho cambiato idea, resto per un po' qui. Si accarezza la coda, voi. Mette una mano sulla spalla di Revan. Mi proteggete e voi, un paio di mesi. Abbiamo e risolto. Mi trovate un passaggio. Abbiamo la nave. Tu sei arrivato con una nave. Sì, è molto figa, di un atto. Revan verrà con te, noi vi forniremo dei codici che vi faranno passare la barriera imperiale. Esatto, noi ve li forniremo. E tu andrai con loro. Così impari, bastardo. Oh, no, scusa. Sono d'accordo, sei sempre saggio. Cioè, ma com'è che io ti salvo la vita e tu cerchi sempre di mandarmi in quei posti dove mi possono sparare o blasterare? L'abbiamo salvata assieme. No. Quando era carcassosa in giro gliel'ho portata io, non capiva niente, l'ho portata io in quel cazzo di pianeta gigante che nessuno mi... Era tua sorella. E ti ringrazio. È ancora mia sorella, io sono ancora suo fratello, perché mi manda sempre?
Perché quando sono entrata in questa stanza tu stavi parlando di quanto io sia disposta a fare sesso con chiunque per fare qualunque cosa. È vero. Allora, uno... esattamente così. Uno... confermo. Allora, ma io parlo così. A canale fa partire la registrazione della tua voce che lo ripete. Bravissimo. Sentite, ma è per... io parlo così di te perché tu continui a mandarmi in quei posti dove mi sparano. Se tu continui a parlare così in questi posti, io ti continuerò a mandare in quei posti. Vado sotto il tavolo. Mi appallottolo sulla sedia. Beh, insieme abbiamo ucciso due inquisitori. Ho perso un piede. Abbiamo ucciso due inquisitori. Cosa può andare male, no? Oh, male piede. Che ci sei tu. E non c'è solo Jagen. Guarda che inquisitori ormai sono da pallottolato. Vedo lui che si era seduto, aveva il bacino, gli faccio: e quello? Cosa? La spada brum brum brum. Ah, sì, me l'ha dato un mio amico. Così, le regalano adesso. Sono facili da trovare. Gli amici si regalano le cose. Bella. Non ho avuto ancora occasione di usarla. Ah, neanche io. Ma ci credo, ce l'ho attaccata. Io sono ancora quella d'addestramento. Ah, ok. Tu avevi anche quella dell'inquisitore? Sì. Ma l'ho usata solo per aprire le lattine, tipo. Lattine? E per disegnare i peni. E per disegnare i peni sulle statue. Oddio mio. Guarda, so dove si accende, quello sono sicuro. Grazie Luca, non è mai successo Numenera, ha detto che non se lo ricorda. Stavo dicendo, beh, allora se dai il codice ad H9 potrei anche lavarmi dalle scatole. Questo posto è calduccio. Ha detto per i miei gusti. Lavarsi? Levarmi. Ah. Tu ti lavi. Potrebbe essere il caso. No, è vero. Mia. Sono qui da un attimo, non sei contenta di rivedermi? Che poi io sto parlando al singolare e nessuno di voi due mi ha filato. È vero, hai superato quel problema lessicale di lingua di... No, non era un grosso problema, non potevo. Beh, non era un grosso problema fino a quando non parlavo con due Gand contemporaneamente. A quel punto quel Gand diventava confusionario. Sì, vero. Sì, vero. Beh, ma adesso non parla più così, hai finito, sei diventato un adulto, no? Sì, io mi ricordo ancora, avevo fatto un trionfo sulla cosa dei Ganda. Sono diventato un signore, un cacciatore. A me sono scese le palle, ma sono diventato adulto. Non ho capito cosa c'entra il linguaggio. E a quel punto sono io che guardo sotto al tavolo. E guardo. Beh, penso che sia per il caso. Vabbè, che lo spieghi lui. Non l'avrei detto in giro così, però ok. È quello che succede quando un Botan diventa adulto. Sì. Maschio, tenderei a sottolineare. Beh, sì, vero. Mi pareva. Però aveva già detto un. Come un Gand o quel Gand. Esatto, se no sarebbe una. Vado ad armarmi. Bravo. Invierò i codici alla vostra nave. Grazie. Ma direttamente H9, le navi mi fido poco. Va bene. Sai che senza una nave non potrete andare su Datomir, vero? Mi fido poco, questo non vuol dire che non le uso. Non le usi. Ma i documenti? Ce li abbia già fatti anche per lui? Bastano i codici della nave. Eh sì, una volta lì se ci chiedono qualcosa... Chi dovrebbe chiedervi qualcosa? La gente. Di Datomir? Ci avranno delle guardie. Scusa, perché dovrei essere al sicuro dagli inquisitori lì? Cosa so di Datomir? Vai, fai una prova di... c'era lì. Mondi interni, orlo esterno. Esatto, Outer Rim. Difficoltà? La difficoltà a 2 base, perché è abbastanza famoso come pianeta. Vediamo come riesco a fare 0. È diventato famoso soprattutto durante la guerra dei cloni. Orlo esterno 2. 2 successi. No, 0. Che strano. È il mio gioco, sono di nuovo qui. Sai che è un pianeta che è diventato famoso durante la guerra dei cloni perché l'impero ha combattuto una battaglia abbastanza alacre quando è nato. Però non sai più di questo. Non sapresti dire chi fosse coinvolto nella guerra. Non sarò stato attento. Mentre esco dalla stanza per andare a cambiarmi, equipaggiarmi, le faccio... questa è l'ultima volta. È l'ultima poi pensione per gatti. Se smetterai di parlare di me in quel modo... Psst. Esco. Lei si ritira nelle sue stanze. E H9 vi guarda e fa: beh, quindi uccidiamo qualcuno? L'idea è di andare a sterminare, per quanto mi riguarda. Poi
Come andare a sterminare? Mi devono proteggere dagli inquisitori, andare a sterminare? Beh, io ti accompagno sul pianeta, poi se non quello che vuoi far tu, vedi un po'. Ah, cioè mi volete portare lì e abbandonare così a me stesso? Me, povero, indifeso, che uso la forza e tutti mi cercano. Usi la forza. Sei stupido? Ah no, vabbè, volevo una conferma. Lo sai da un milione di anni ormai. Sì, però non potevo dirlo, tu non volevi dirlo. Vabbè, lo apprezzo molto. Fatto sta che non è in potete lasciar lì così. Allora seguici. Sì, ma tu stai andando a ammazzare gente, io voglio stare lì per proteggermi. Se ammazzi gente, poi la gente lì si arrabbia, di solito. Ma se stai con me lì, ovviamente sarai sicuro. In più c'è anche K9, che se gli metti delle altre braccia con cui sparare hai voglia. Sì, ma dovete uccidere gente del pianeta così, a caso? No, no, soltanto Gand. Ah, la tua famiglia! Ah, quindi no, li puoi uccidere quanti te ne pare! Sì, sì, sì. Ah, vabbè, quindi li puoi uccidere quanti te ne pare. Quindi, quando facciamo questi upgrade? come cambia idea repentinamente, Revan, proprio... Beh, immagino che per preparare la nave per il viaggio nell'iperspazio serva un paio d'ore, quindi abbiamo un paio d'ore. Oppure qualche settimana nell'iperspazio. Perfetto. Ratcatta tutto quello che ti sembra che possa avere un aspetto letale. Ratcatta? Ratcatta. Come Narshad. Tipo, secondo te lo possiamo smontare il droide di sicurezza, quello della tipa? Sì, assolutamente. Proviamo. Mi avvicino con nonchalance al droide. H9 intanto si tira indietro e guarda la scena, incrociando le braccettine meccaniche. Io mi avvicino quando sono di fianco al 9 e mi giro pronto per fare un cenno a H9 e non lo vedo. Mi giro, lo vedo dietro. Ti sfaccendo con la mano. Va avanti, va avanti. Che bastardo. Potresti darci i tuoi pezzi per quell'altro droide? Negativo. Ha detto di no. Mi giro, ha già detto di no. E H9 comincia a fare... Negativo. E divide. Perché anche Rep, essendo spacciatore, sicuramente sarà. Vedi. Mi sembra giusto. Vado da Xadir all'armeria. La mia roba. Ah. Un sacco di roba. Il fucile. Ho fatto un paio di modifiche al fucile. Il Disruptor o il Blaster? Il Disruptor. Ah. Bene. Disruptor. Vabbè, lo provo. Mi vuoi anche dire cos'è o è una sorpresa? Non mi esplodi in mano, vero? No, è abbastanza evidente. Non lo guardo. Ha montato una motosega davanti. Nel caso ti si avvicini qualcuno. Warhammer. Xadir, ti ricordi quella cosa? La vibrolama, in realtà. D'accordo. Xadir, ti ricordi quel giuramento, quello che ho fatto io di Space Hopper? Sì. Come questa cosa si concilia con il... Beh, grazie. Come mi hai sempre detto, il tuo giuramento è di non uccidere la gente. Ah, meno male. Ok, mi sembra... Ha senso, ha assolutamente senso. Mi daresti anche 3 granate stordenti, per favore? Che è sempre per quella roba. E 2 etti di proiettili. Ho fatto 3, lascio. E una decina di blaster leggeri. O pistole, quello che hai. Mi bastano le granate. Fai una prova di. Con saving the manovra. Uso anche overwhelm emotion. Così. No, fai una prova di fascino. Ok. Ah, fascino generico? No, fascino. Ah, allora uso overwhelm emotion. Lo calmo. Non uso i punti della forza perché non mi sembra sia il caso. Quindi beh, fascino qual è? Un insuccesso e 3 vantaggi. Ce la puoi fa. Non mi, no, cioè, non mi dà quelle stordenti, ma mi dà quelle... Difficoltà 2. Ma, scusa, ma dov'è? Cazzo, 2 fallimenti. Lui? Sì. Sta smontando il robottino. Ah. 2 fallimenti. No, sto chiedendo le armi alla tipa. Proprio. Questa qua sembra la scena dei custodi comunque... grigi quando chiedevamo le armi migliori e i soldi alla tizia della. Siete della in armeria, non c'è la sorella. No, esatto. No, no, chiaro. C'era quella. Okay, non stai chiedendo alla tipa. Ah, vabbè, pensavo alla tizia che è in armeria una a seguire, perché mi è venuta in mente quella dei Grey Warden. Devo spostare la sedia perché sembra che ho un cappello del Ku Klux Klan. Ok, allora, oppa,
Stordenti, granate. Te ne posso dare una. Lo sai che non è che ne abbiamo così tante. Abbiamo un sacco di granate, però. Se vuoi far esplodere qualcuno, le prenderò io, grazie. Allora, una normale. Dai, due normali e una stordente. Va bene, d'accordo. Cercherò di farne. Cercherò di non farne uso, però grazie, grazie, d'accordo. Ok, siamo pronti. Io sto facendo un leggero ripasso, un secondo, del talent tree, perché io provo a creare il servizio di pulizia dello spazio porto. Quando pulizia, perché voglio far dipingere la nave di Jagen di rosso. Come hackerare la pulizia potrebbe fargliela dipingere di rosso? Gli faccio andare a prendere, gli faccio dipingere di rosso, non riesco a trovare, mandare a hackerare un po' di droidi per andare a dipingere una difficoltà 3. Okay. E un nero perché è difficile che abbiano della pittura su Mustafar dove non serve a niente. È un po' di lava. Mentre sulla nave, dipingere di ottimo. Rosso. Direi, oh, aspetta. Questi due vanno via. Un vantaggio. No, non riesce ad hackerarli, però scopri. Però ci hanno messo la scritta porco rosso. Sì. Ok. Porco rosso! Due. Mentre torno. Porco underscore rosso. Dai, perché okay. Torno tutto, come si dice, tutto equipaggiato. Guardo Revan. Cos'è? Che stai facendo? Aspetta, la devo mettere un po' più in alto a sinistra. Qua, stampa qua. Perché già che tu torni e ricomincia con questi viziacci, era tranquillo, giocava a carte, si lamentava un po'. Gli stavi dando le pastigliette? No. Io e H9 tira fuori un sai Jagger che ci sono delle caramelle qui, le caramelle del sole nero si chiamano. Sono fantastiche. Le pasticche del Re Sole Nero. Le pasticche del Re Sole Nero. Fattene dare un paio. Ci penso, ne prendo dietro magari. Sono balsamiche. Prendile dietro, posso tornare. Io ormai sono un drogato per quelle cose. E di nuovo H9. Il vassoietto. Io mi lecco la zampa e me la passo sulla testa. Un po' nervosamente. Sarà. Sarà un viaggio difficile. Vi attendo sulla nave, padrone. E vola. Beh, io vengo con te che inizio a smontarti. Devo prima calcolare la rotta. Beh, ti basta un braccio per quello. No, in realtà mi basta essere collegato con un cavo. Anche quello. Ti collego con il cavo e poi ti smonto. È bravo, eh. Mi dai la granata? Sì. L'avevo chiesta io. Certo. Grazie. Tu quella stordente. Ok. Io non ne ho più. Dove hai trovato il droide psicopatico? Era di mio amico. Dov'è il tuo amico? Bella domanda. Perché non sta con lui il droide psicopatico? Ha deciso che sono un suo padrone. Ma non lo decide lui! Sembra sentir parlare Revan. È un droide, cazzo. Vabbè, tu prova a passare un po' di tempo nello spazio da solo, diventi pazzo. Piuttosto meglio un pazzo come compagno. E mentre andiamo io parlo col droide, no, dei diritti dei droidi. Ok. E poi comunque Revan te lo sei portato dietro tu. No! Come no? No, è arrivato qua. Ha detto, sai come fa lui? Ha detto, posso andarmene se volete rimanere qua. Poi ha confuso tutti e la gente aveva i coglioni asciugati e è rimasto qua. È mandato via, no, coglioni asciugati. Sì. No, Botan. Nel frattempo io sto raccontando H9 e mi hanno tenuto qui perché hanno visto il mio grande potere, la mia grande intelligenza e quindi avevano bisogno di me. Piangeranno quando me ne andrò da qui. In realtà sto anche pensando che penso che mia sorella... No, non parlo di mia sorella. No? Guardate attorno prima. La sorella è tipo... C'era un comportamentalista a Botan, si chiamava Pavlov. Mm-hmm. Sì, tutte le volte che un Botan parlava di sua sorella lo mandava in posti orribili dove gli sparavano. Sì, poi... Il gatto non ha ancora imparato. Pavlov non era un gran comportamentalista, evidentemente. Nulla, cos'è che dobbiamo andare a fare giusto per capire, sai? Ah beh, io, no, tu non lo so, cioè, all'atto pratico tua sorella vi ha spediti fuori dalla sua lettera. Sì, lo so, questo l'ho capito. Io so cosa devo fare, se mi volete dare una mano. Tu che cosa...
giusto per, sai, non starmene con le zampe in mano. Andiamo a sterminare un po' di Gand. Allora, quantifico il po'. Di quelli che sai che dovrebbero essere sudato, ne sono una quindicina. Potrebbe sembrare una domanda, non so, perché? Ah, è semplice, mi hanno rovinato l'esistenza, hanno tradito parte del clan, che adesso è morto. E mi hanno fatto morire la tua promessa sposa. Hanno fatto morire la mia promessa sposa. Cioè, certo, è stata trafitta da me, però hanno fatto morire la mia promessa sposa. Prima, no, scusa, volevo dire, inaccettabile. Sì. Io saldo sempre i miei conti. Mettiamo che ti do una mano. Sì? Poi sarò indebito con te. Di quanti gang si sta parlando? Risulta una quindicina. Senti, io posso darti una mano a... Cioè, non è che li posso proprio uccidere io. Ah, ma a me basta copertura. Ok. Poi, per carità, potete anche semplicemente seguirmi. Sì? La nave è pronta, padrone. Attimo, intanto andiamo, no? Sì. Mentre discutete, la nave si alza in volo. È una bella nave, abbastanza robusta, da viaggio lungo. Lungo, lungo. E vi allontanate da Mustafar con le orecchie basse. Nell'iperspazio ci rimanete meno di quanto vi aspettaste. Basta. Ci rimaniamo poco, perché in 5 giorni siete già arrivati in vista di Dato. Io in questi 5 giorni voglio fare l'upgrade più letale che mi può venire in mente, sentendo anche principalmente i consigli del droide. Allora, per quanto passi, chiederà delle forcine per capelli da inserire sotto le unghie, alzarle, degli aghi per punzecchiare, visto quanto è sadico. No, è proprio esplosioni. E poi gli metto il lanciagranate per sparare la granata. È una prova di meccanica 3. Flip on light side. Così. Che cazzo fai? Va bene. Per armare il robot psicopatico. Bravo, cedi al lato oscuro. Cos'è? Comunque non un ce vantaggio. La no, aspetta, si è flippato un light side. Si è migliorato il dado. Si è migliorato il dado. Ma porca. Questi vanno. Sono quasi contento. No, in realtà niente. Esattamente nulla. Vedi? Zero. Zero è l'unico risultato possibile in Star Wars. Però con zero gli insegno a lanciarla col braccino. Ok, quello sì. Col braccino. Gli sistemo un attimo solo il braccino per poterla lanciare con la. Ci abbiamo avuto poco tempo, ci vuole più tempo. Sono un genio, non bisogna mettermi fretta. Siete vicino ad Atomir, siete riusciti a passare oltre l'embargo imperiale. Vedete che le navi non si avvicinano troppo al pianeta e non sono nemmeno troppo interessate a quello che succede al di là della loro barriera. Quindi appena avete superato, hanno smesso di interessarsi a voi. Il pianeta davanti è abbastanza rigoglioso, pare. Ah. Molto vivo come vegetazione. Prenderò le zecche. Ah, preferivi invece bruciarti il pelo? No, va bene così. Poi metti su un collare antipulci, per Dio. Non si... Cos'era questa cosa? Non si può... scusa, ho pensato... Si è mai spento, per ricaricarsi nel viaggio il droide? No. Mai? Mai. Gli propongo allora se posso dipingerlo di rosso. No, preferisco essere dipinto di nero, nascondermi nelle ombre e attaccare alle spalle. Ma il rosso è il colore del sangue, poi non ti sporchi. Mi pulisco. 9H, ma questa cosa dell'uccidere e sventrare... Perché? Sì. Perché no? Non si dovrebbe. Chi l'ha detto? Lascia il droide libero di essere quello che vuole essere. Ci sto discutendo, non lo sto obbligando. Ci potrà chi, chi l'ha deciso che non si deve uccidere? No, non è che qualcuno l'ha deciso, dico, a me sembra meglio. E io ho deciso di uccidere. Non sto uccidendo tutti, voi siete ancora in vita. Non fa una piega. Non è una moto. Va bene, andiamo. Scusate, è una merda, ma sono disarmato. Davanti a questo genere di conversazione... Piuttosto, cosa vuol dire nello specifico? Per adesso voi siete ancora in vita.
che il vostro sangue sta ancora scorrendo nelle vostre vene, il battito del vostro cuore è ancora abbastanza regolare. Okay. Devi capire che i droidi vanno un po' sul letterale. Okay. Anche tu in questo momento non ci hai ucciso e quindi siamo ancora in vita. 9H, quanto sei umorale sul, chi, sul come devi decidere? 9H è morto. H9 non è molto umorale, è solo divertito. Ok, quindi non è che tutto cambia. Anche Jaqen potrebbe cambiare idea e ucciderci adesso. Eh? No? Perché? Potresti farlo. Cosa te lo impedirebbe? No, non sei sulla lista. No, ok, ma se tu volessi ucciderci per qualche altro motivo, potresti farlo. 9H. Non come tu letto, se vuoi farlo, potresti ucciderci. 9H, hai una penna o una matita tu? No. H9, non 9H. H9, hai una penna o una matita? A cosa servono una penna e una matita? Ho un holopad. Non ti dirò. Prendo la matita e scrivo sul foglietto. Qui, vedi? Lui tira fuori l'holopad e fa comparire i simboli senza schiacciare. Mi sembra che abbia vinto lui. Letto dentro la sua testa pensa... H9 non è ancora collegato, che se scrive qualcosa sulla agendina del Gand, il Gand poi uccide su commissione. E quindi sta zitto. Infatti sì, hai ragione, quello è meglio. Comunque, siamo arrivati. Sì, il posto che vi aveva segnalato il mio ex padrone è quella bradura là sotto, in fondo a quella montagna. Cerco di atterrare il più vicino possibile. Va bene. Atterrate. Hai fatto uno scanning per vedere se ci sono rancor nella zona? Bravo. Ottima idea. Non si è mai troppo sicuri. A volte somigliano a Massi. Anche perché nessuno di voi ha fatto un tiro per saperlo, ma questo è il pianeta d'origine dei rancor. Vedi che ho fatto bene. Io ho fatto un tiro per saperlo. Vedi che la mia paranoia serve. 4 successi e uno svantaggio. Sono sicuro che non siano da queste parti. Ok. Però ci sono. Certo, ho appena segnalato chi fosse nella radura che stiamo per atterrare, ma questo... Beh, mi sembra giusto, almeno non ci sparano. Non credo. Beh, abbiamo i codici. Sì, per superare gli imperiali. Beh, spero che tu abbia fornito anche dei codici per avere il permesso di atterrare. No, nessuno mi ha detto di fornire codici per atterrare. A terra in quel momento... Vado al computer e provo a vedere se ci sono se dei codici o qualcosa che si può fare di computer. Un broadcast per atterrare. Difficoltà 3. La faccia mi manca. Red era una testa e basta, però 3 successi e 2 svantaggi. Sì, ci sarebbe il metodo. Se voi non foste già atterrati, dovreste tornare in aria, però potrebbero nel frattempo spararvi da terra. Oppure potete cercare di far finta di niente e dare la colpa a un'antenna difettosa. Ci dobbiamo preoccupare. Spacco un'antenna. Vedi che piego un'antenna. Beh, ci sono tanti modi per esprimere la rabbia. No, ma non ti preoccupare. Ci ho appena salvato la vita, mi ringrazierete. Certo, giusto, andiamo. Come sempre. Uscite dalla nave e sentite che stranamente... Non c'è nessun rumore. Sentite proprio solo il fruscio delle foglie che si sposta. Anche le mie orecchie di gatto. Senti solo il fruscio delle foglie smosse leggermente dal vento. Posso fare una prova per capire? Sì, puoi fare una prova di disciplina. La difficoltà è 3. E già, nei tuoi sensi di Gand amplificand, per caso percepiscono qualcosa? So a me pareva di aver dimenticato... una scheda abilità da qualche parte e c'è quella della forza. Ok, un fallimento e 2 vantaggi. Che bei tiri. Non sei sicuro, hai una brutta sensazione perché non riesci a percepire. È come se non ci fosse gran parte della forza che permea tutto il mondo, tutta la galassia, tutto l'universo. Qui è come se non ci fosse. La senti molto, molto poco. Inquietato da questo... Okay. Vantaggi? I vantaggi sono che questa cosa ti mette in allarme perché non è una cosa naturale. Cioè senti che è successo qualcosa di brutto. Però è molto diversa rispetto alla sensazione di quando prevaleva il lato oscuro sulla pianeta. Sì, non c'è neanche la prevalenza del lato oscuro. È proprio come se la forza fosse stata risucchiata da qualche cosa. Come? È risucchiata da qualche cosa. Quindi la mia forza è meno forte qui. No, perché quella appartiene a te. È la forza del luogo. È successo qualche cosa a questo luogo che ha risucchiato la forza naturale di questo pianeta. Questo posto, state attenti.
ho una brutta sensazione. E che cazzo, tutte le volte, non ce n'è mai una bella. Non tu, dico in generale. Non è colpa mia. Io, inquietato da questa prospettiva, cerco di scavare nelle mie memorie e faccio un tiro di nuovo riferito al pianeta, però tirando su guerra, cioè su conoscenze militari. Intanto Marcello ci ha appena dato una notizia che potrebbe farmi spendere altri 60 euro. The Force Awakens, un altro manuale della Fantasy Flight Games che probabilmente comprerò. Cioè, e a proposito di Fantasy Flight Games, giusto per citare come quel gioco che andate a ascoltarlo, adesso esce l'app della Fantasy Flight Games per giocare a Descent da soli o in co-op. Completamente gratuita? No, mi pare che non è gratuita. Se invece chi ci ascolta, dato che ci hanno chiesto della wishlist che ancora non è stata fatta, ma ci vuole regalare il gioco in scatola di Star Wars Imperial Assault, io sono molto contento. Sarebbe bellissimo, sì. Tre successi. Però avvisateci, perché se no tempo un mesetto lo stavo per comprare io, quindi... quindi fatelo alla svelta. Tre successi. Sì. Allora, sai che l'impero ha combattuto su questo pianeta con le Sorelle della Notte, che erano un gruppo di sostanzialmente separatiste del lato oscuro. Ok. Non facevano parte né dei Sith né dei Jedi, erano semplicemente delle tutte donne, datomiriane, che erano in grado di sfruttare l'energia del pianeta per fare magie, sostanzialmente. La chiamano proprio magia loro. Dei defiler, tipo quelli di Dark Sun. Sì, più o meno. Prendi l'energia, prendi la forza del pianeta e... L'allievo dell'imperatore Darth Maul arrivava da qua. Ah. Era un fratello della notte. Ed era il figlio della regina delle Sorelle della Notte. Chiamata la madre. Madre. Quello che sai tu però è che dopo questo scontro con l'impero... Erano rimaste ancora in vita delle Sorelle della Notte, che si erano recluse nel pianeta, avevano fatto barricata anche loro contro l'impero ed era iniziata una sorta di non ci caghiamo, ma se ci caghiamo troppo ci ammazziamo. Ok. Anche se venite qua probabilmente vendete un sacco di pizze. Però loro non se ne possono andare perché fuori dal pianeta sono meno forti, bla bla bla. Quindi, questo è quello che sai di base della guerra. In tempi più recenti non ti risulta che ci siano stati ulteriori sviluppi o battaglie, anzi dalla situazione che hai visto della barriera, che era molto rilassata, se è successo qualcosa sul pianeta loro non lo sanno. Domanda, so di qualche affiliazione fra queste Sorelle della Notte e Gant? E No, da che ti risulta no, perché sono tutte donne datomiriane, non ci sono Sorelle della Notte di altre razze. Quali sono le datomiriane, per la mia ignoranza? I datomiriani? Asajj Ventress. Uh-huh. Ha parlato, la tizia. Ah, salute! Ha parlato in dialetto. Salute! Ah, Asajj Ventress. Sono degli umanoidi con la pelle grigia. Ah, ok, quelli tipo semi-alieni? No, quelli no. Sono i Duros. Sono proprio degli umanoidi umani con la pelle grigia, un po' più longilinei. I Duros si danno al porno. Elvish, non aiuti la nostra dipendenza dicendoci che è bello. Devi dirci che fa schifo. Oppure devi regalarcelo. Vero, uno dei due. Fare una colletta con altre persone e regalarcelo. Anche quello può andare bene. Va benissimo. Tra l'altro potremmo usare poi quelle miniature per giocare a Star Wars. Il gruppo d'acquisto solidale di Star Wars. Questa sera per giocare a Star Wars useremo i Rollins. Che bello. Io... Nel frattempo, tornando in topic un secondo, provo a... Estendere i tuoi sensi. Esatto, percepire creature vive. Cosa sentono i tuoi sensi da grande? Quello che sentono i tuoi. Due bianchi. Tu hai una sensazione ancora peggiore di quella che ha avuto Revan, perché lui ha fatto solo un breve excursus in giro. Tu ti addentri proprio all'interno dei flussi di forza di questo posto e senti che intorno a te... non ce n'è se non da loro due e un pochino dalle piante che ancora sono vive. Ti rendi conto che non ci sono animali, neanche insetti, nemmeno sottoterra, e senti un mezzo chilometro più avanti verso il punto dove dovrebbe esserci nascosto, non mi ricordo il range, tra l'altro non importa, è talmente potente che a mezzo chilometro più avanti, da dove dovrebbe esserci più o meno il tuo clan, senti provenire un miscuglio di lato chiaro e lato oscuro che non ha niente di naturale.
qualcuno di voi fosse un Jedi, vi potrei anche spiegare cos'è. Nessuno è un Jedi. No. Non capisco se stai facendo piccole scorreggine o hai strane sensazioni. Noi Ganda non ne mettiamo gas. Ah, se era un Jedi. Lo inaliamo. Beh, ognuno ha i suoi hobby. No, in effetti no. Vabbè, sì, comunque. Dobbiamo andare da quella parte. Però che Toro non c'è nessuno. Siamo tranquilli. Bene. Io hai percepito anche tu questo schifo di... C'è poca roba qui. Non è che c'è poca roba, non c'è niente. No, qualcosa c'è. No, guarda, giusto questo stelo di erbettina, tac, adesso non c'è più. Ah! Sì, tu senti una piccola perturbazione nella forza, perché è talmente poca la forza nei dintorni che quando muore un filo d'erba te ne accorgi. Vabbè, intanto io ho fatto un trionfo di un'energia allerta. Proviamo a fare una cosa, sì. Questo è il posto perfetto per me. Prova a muoverti furtivo da quella parte, magari tipo calpesta l'erba. Ok. Io provo a guardare da un'altra parte e provo a concentrarmi sulla forza per vedere se la sento. Tu hai il potere della forza? C'ho sick io, quello che posso, non senso. E allora fai una prova di disciplina. Spero che ti ammali. La difficoltà è 3. O tu mi diventi indiano. Però hai un azzurro perché sai che sta succedendo qualcosa. Disparata. Beh, direi di sì. Tantissimo. No, in realtà 6 successi. 6 successi e 2 vantaggi. Minchia. Sì, non solo, riesci a percepire esattamente i passi che sta facendo Jaqen. Wow. Non solo la direzione e quanto è distante. Grazie Jaqen. Prego. Si sente tutto qui, non potremmo mai essere colti di sorpresa. Una pistola puntata dietro la testa. Un esercito di droidi. Roger. Beh, è una cosa buona questa. Beh, io mi tengo comunque allerta. Comunque da quella parte. Chiudiamo la nave. Tutup. Zipra nave, cos'è una quechua? Siamo pronti? Siamo pronti? Sì, andiamo di là. Ci potrebbero essere i tuoi amici qui. Dovrebbero essere in quella direzione. Guarda intorno, ci sono macigni? No, è una radura, cioè adesso dove siete è abbastanza radura. Più avanti c'è un boschetto e oltre il boschetto c'era la montagna, dove c'è la montagna. Spostiamoci in un posto dove ci sono proiettili. No, preferisco dove non ci sono proiettili. Scusa. Non ho più la vecchia Bezzi, mi spiace. Non ho proiettili per me. Ah, ok. Beh, lanci cose. Non potrebbe usare un fulminatore. È più efficace dei proiettili. No, lui fa meglio senza. Visto come so usare il fulminatore, direi proprio di no. Ma non è difficile, basta puntare e sparare e ti punta verso di te il fulminatore. È facile. Guardi, sposta velocemente verso un albero, buttando a terra l'albero. Eccoti un proiettile. Io guardo il droide, guardo l'albero. Che pazzo. Chi, il droide o... Uso il bianco e sollevo l'albero. Entrambi. No. Con un bianco solo non riesce a sollevare l'albero. Se è vicino sì, perché posso fare fino a 3 di silhouette, oltre il raggio, quello praticamente corpo a corpo. Mi pare di no. Mi costa 1 per attivarlo. Ah no, giusto, e poi un altro. Allora uso il lato scuro. Ma no! Ecco, l'aveva appena chiesto Wiz, non dovevo usare il lato scuro per queste cose del cazzo. No, per quella di prima era una prova di meccanica, sì. Che non c'entra niente la forza. Questa è il mio ego. È giusto che l'ego rientri in parte nel lato scuro. Tu senti in questo momento chiaramente il suo lato oscuro prendere il sopravvento. Proprio più di quanto lo sentivi prima. Questo è il mio proiettile. Faccio, oh cacchio, gli inquisitori, e lo lascio cadere giù. Ecco, bravo Revan. Vedi che gli occhi gli rimangono gialli come gli diventano quando usa il lato scuro, anche in questo momento che non lo sta usando. Ma tu? Prenditi un punto di conflitto. Cioè... Ti caghi sotto l'idea degli inquisitori e fai di tutto per attirarli. Volevo fargli vedere che... Quando serviranno. Il mio trionfo... Basta chiacchierare. Io lo uso per rimanere... Cioè, nel senso, rimanere allerta, che se ti va bene si traduce in un blu per la prossima iniziativa. Sì, perfetto. Che, tradotto in altri termini, ha il pelo gonfio e quindi percepisce di più l'elettricità statica delle creature, del biocampo delle creature viventi. Biocampo sembra una bestemmia, no, bioparco sembra. Vedi, una bestemmia. Vedi, un giorno anche tu potrai usare la forza H9. Dio. O le granate. Pensa a poter lanciare
quanto è grosso, quanto era grosso quell'albero. Pensavo di lanciare così tante granate insieme. Perché, andiamo. Perché istiga lo psicopatico? Andiamo. Andiamo. Entrate nel bosco che avete davanti e che costeggia. Prendo anche un strain. Giusto. E che costeggia la montagna. Io sto... Non dimmi sugli alberi di nuovo, no, perché ti sparo no, io in testa. No, sto semplicemente attento che ogni tanto ad attivare la percezione della forza per vedere se per caso gira qualcuno. Io ovviamente appunto rimango allerta. E ogni tot faccio anche delle osservazioni, mi arrampico un secondo, guardo, scendo. Ci mettete un bel po' ad attraversare questi 500 metri di foresta. Peccato perché è l'ultimo bosco che in cui si è stato. Ma è paludoso o è... No, no. Ok. Hai paura di finire sotto un'altra volta, eh? Non è stata una bella esperienza. È un piacevole sottobosco. Non ci sono animali, non ci sono insetti, non ci sono zanzare che vi pungano, moscerini che vi entrano negli occhi. Mai stato un problema. Mi suona strano perché non ho gli insetti che mi catturano l'attenzione. Penso che non avrei problemi con le zecche, sai? Ogni tanto H9 accende un laser rosso. Mi prendo malissimo. Smettila! E una volta usciti dall'altra parte di questo boschetto, che non è molto grande, vedete che nel fianco della montagna è scavato quello che sembra un palazzo. Dalla fattura molto, molto, molto vecchio, molto antico. Posso fare una prova? Sì. Di? Conoscenza. È scavato nella roccia, ma tipo pietra? Sì, sì. Che figo. Difficoltà? Difficoltà 4. Stava venendo brutto, cioè, no, pietra. Sta fungia. Guarda, se sprechi un tiro buono per questo... Un vantaggio. Non sapresti dire... Mica, questo è andato rapidissimo. Di che età sia? Sai che è molto antico e dai simboli che vedi sai che una volta è stato dei Jedi. Non sai se sia stato costruito da loro o se sia stato preso da loro. Una volta questo era un tempio Jedi. Cioè, guarda quel simbolo. Vedi quella specie di cane avvoltolato su se stesso? Dai, prova a immaginarti delle orecchie lì. Sembra un cane. Sì, adesso mi piace già di meno quel simbolo lì. No, quello lì è un simbolo antico. Che significa? Il cane ha voltato su se stesso? No, significa tradimento e poi perché di fianco c'è l'altro simbolo che vuol dire tipo cancellare, tradire il tradimento. La lingua è un po' strana, son simboli. Meno male che sono evolute le lingue perché altrimenti non si capiremmo. Poi dicono che noi Gand siamo complicati. Beh, voi parlate facendo... E ci avete i chiliceri. Chi? No, niente. Mi sembra più simile il cane avvoltolato, mi sembra... più comprensibile. Bah. Opinioni. Beh, d'altra parte nessuno è colto come me. Cosa dovremmo trovare qui? Qua vicino dovrebbe esserci a breve Ganda da uccidere. Cioè, ma spiegami, sono qua ad aspettare te. Perché sono qua? Questo era un posto... Ok. Non lo so. No, perché... Scusa, ma i Ganda di solito non sono abbastanza sensibili alla forza? Alcuni? No, solo alcuni. Quindi perché sono venuti qui che non c'è niente? E tu sei in grado di percepire, no? Sì. Molto bene. Ma abbastanza. Meglio di me. Sono un cacciatore. Qui... Com'è che si chiamavano i... Huntsman. Okay. Huntsgand. Qui anche a te ti verrebbe più facile percepire qualcuno? Sì. Ok, allora ho capito perché hanno scelto questo posto. Ah, dici che ce n'è qualcun altro come me. Dico questa notizia. Se ce n'è qualcuno come te, anche limitato... sicuramente può osservare una grande area. Vuol dire che... Certo. Io sono riuscito a sentirti a 10 metri di distanza e io non sono molto certo, bravo. Certo, potevano fare sui soldi, cioè trovando, visto che sono riusciti a sterminare tutti gli insetti, in molti pianeti. Scusate, no. Tanti crediti. Sembra soltanto a me che non è una bella notizia questa. Cioè, sanno che stiamo arrivando. No, è possibile che sappiano che stiamo molto arrivando. Molto probabilmente se c'è qualcuno come lui dopo quello che ho fatto prima. Sì. Grazie. Lì proprio hai acceso un radiofaro. Vabbè, io le ho comunicato a tutti che stavamo per atterrare, mi avete detto che era... No? Le autorità? Sì. O a tutti sul pianeta? Beh, a quelli che erano nel raggio... Ah, ok. Per percepire. La mia coda comincia a sventolare a destra e a sinistra, nervosamente. Dai, vedo un po'. Ti sei tenuto in allenamento col fucile? Quello a cui non mi abituo mai è quando mi sparano, non quando sparo, e quello è il mio problema. E tutti i Gand
sparano perché non hanno nient'altro da fare, sono nella loro cazzo di palude a spararsi e parlare male fra di loro. Probabilmente il fatto che continuate a dire quel Gand e questo Gand e litigate perché non capite mai di che cazzo state parlando. Hai parlato mai di quel Gand? Oh, questo Gand. E allora poi litigate e vi sparate e io sono qua in mezzo e non... Uffa. Ah, è possibile. Non ti preoccupare, Leto. Come ti ricordi, sono un medico migliore di te. Quindi ti posso aiutare io poi. Cioè, con questo Gand? Cioè, con questo Gand? Andiamo. Quello che vedete è... Nella radura davanti a questo tempio scavato nella roccia vedete che c'erano delle statue una volta che sono state fatte a pezzi e adesso giacciono a terra in frantumi. Ci sono alcune grotte naturali, pare, alla destra del tempio, e le porte di questo tempio, di questa struttura, sono aperte, sono dei portoni giganteschi. Probabilmente serve la forza per aprirli e chiuderli. E sono aperti. Io cerco di andare di statua caduta in statua caduta e non muovermi proprio in mezzo. Cioè, faccio un tiro di furtività per cercare di non essere proprio in mezzo alle balle. Due? No. Tu fai e poi giusto, è contrapposta. Allora. Furtività. Io se vedo che lui si nasconde mi butto nell'erba alta. Proprio inizio a andare di gomiti. Un vantaggio e due successi. Scusa, un successo e due vantaggi. Un successo e due vantaggi. Ti ritira? No, okay. Ti sgammano. Io faccio il tiro di qualcosa. Percezione. No. In realtà, una cosa la percepisci lo stesso. Senti esattamente da dove veniva quello strano vortice di lato chiaro e lato oscuro. Viene da quelle grotte naturali alla destra del tempio. Ok. Riesci a percepire nient'altro, ma quello lo percepisci. Appena ti concentri un minimo per estendere i tuoi sensi, quello lo senti. Beh, io punterei a quella grotta. Non guardarmi, sono nascosto. E andare avanti sui gomiti. Il mio è attaccante a lui. Fai anche tu una prova di furtività. Non c'ho un vantaggio perché mi sono buttato proprio piatto alla Metal Gear. Hai un azzurro. Ok. Come? Furtività. C'è anche lui. Vabbè, a parte che lui in piedi alto. Furtività però... e agilità, immagino. Eh beh. No, è... Difficoltà? Forza. No, non c'è la difficoltà. È contrapposto. Due successi e un vantaggio. Porca puttana. Mi nascondo meglio di te. No, uguale. Ma lui ha fatto... Ah, due successi e un vantaggio, scusa, sì. Io sono accanto a lui, per vedere se lo becco. Perché a sto punto... No, ma te l'ho detto poi. Ah, sì, giusto. Shh, non fammi sgamare. Guarda, segui me. Segui me. 6 successi e 2 vantaggi. Non lo vedi più, non sai dove sia finito. Dove sei andato? Ti ho detto, segui me. Come ti seguo? Gli tiro un sassolino. Di qua. Lui ovviamente va tipo abbassato, comunque muovendosi veloce, invece sono sdraiato sui gomiti. Akanova invece va con la pistola in una mano e la granata nell'altro verso la porta. Invece io, ovviamente, io non è che sono nascosto male, io mi sono nascosto molto bene, ma mi esce sempre la coda, mi dimentico sempre la coda. Ho il culo fuori e sono convinto di essere nascostissimo. È congenito proprio. Sì. Vedete che Akanova arriva fino alla porta, si gira e... vi dice, padrone, credo che abbiamo risolto il problema. Sì. Qui. Ci sono dei cadaveri all'ingresso. Non ho ancora neanche dovuto sparare. Posso lanciare lo stesso una granata? Aspetta, non si sa mai. Tienila. Tienila, mi avvicino. Vai piano. E tu va verso H9. Ti avvicini e vedi che effettivamente... oltre le porte del tempio c'è una stanzona gigantesca, il tipico ingresso da tempio, e all'interno ci sono i cadaveri di 6 Gand. Sono morti abbastanza male? No, ordinatamente. Ah, ok. Come se avessero fatto un suicidio rituale avvelenandosi. Giacciono a terra, non ci sono spargimenti di sangue, non ci sono segni di fulminatori, semplicemente pare che abbiano smesso di vivere. Avada Kedavra! Sì, ecco, esco dall'ombra e mi gratto un attimo l'occhio. Con la palpebra aperta, ovviamente. Perché...
Non mi torna. Non me lo ricordo quel rituale. Lavoro finito. No, possiamo andare a casa. Sei, ne mancano ancora. No, non mi torna. Non cosa mi... c'è là? Non vedo. Cadaveri. Sono 12. Non è come sei tipo quel Rayman che se te li taglio a metà. Dici che sono 12. Ah. Ok. No. E comunque nascondi la coda. Quale coda? Cioè, in che senso? Prendo un sassolino e gliela tiro. Parto un salto di 2 metri. Sai che quando tocchi la coda dei gatti? Quella coda. Quella. Chiuderla nei pantaloni? No, Io prendo il talismano di Valisa. Non ci sono i pantaloni con la coda. Lo stringo un attimo dicendo: devi avere coraggio, devi avere coraggio. E mi alzo, stando sempre bassissimo, tipo, e inizio ad andare verso la porta. E guardi attorno nel tempio per cercare. Quindi entri nel tempio. Sì. Appena metti piede nel tempio. No. No. Davanti a te compare quello che sembra all'inizio un fantasma. Olocron. Okay. È un ologramma. È un ologramma di questo umano. Sembra abbastanza anziano. Ha una faccia sorridente e ti dice: ah, benvenuto. Grazie. Lo vediamo noi? Sì, sì. Salve. Ciao. Chi sei? Io sono il guardia a porta. E fin qui. Io sono il maestro di chiamo. Io sono il discepolo di Valisa. Ah, hai portato uno dei miei fratelli. Quello è un talismano. È un olocron. Ah. Come un olocron? Certo. Ma ce l'ho da un anno quasi. Non avete mai posto l'olocron nel luogo giusto, evidentemente. La docking station. Tu sei venuto... Gli agganci, è fatto di metallo. Sei venuto a cercare il resto del tuo clan? Questo, no? Finiti. Sì, sì. Sì. Dove sono? Non posso rispondere a questa domanda. E che cazzo? Sai dove sono? Non posso rispondere a questa domanda. Sono necessario vivi? Attivare perché i sono sistemi morti di sicurezza questi? Secondari. Oh, 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 oh! A che domande puoi rispondere? Sistemi di sicurezza secondari? Che? È necessario attivare i sistemi di sicurezza secondari perché io possa rispondere alle altre vostre domande. E dove sono? Perché sono morti questi? Hanno provato ad attivare i sistemi secondari? No. Beh, è già una bella risposta. Perché sono morti? Non posso rispondere a questa domanda. Almeno non finché non attiverete i sistemi di sicurezza. Chi sei? Secondari. Come si attivano? Sono il guardia di porta, benvenuti al Tempio dell'Alba. Come? A quali domande puoi rispondere senza che attiviamo i sistemi di sicurezza? Io sono il mastro di chiavi. Io sono il mastro di chiavi. Piacere, mastro di chiavi. Aspetta, proviamo. Io sono Giacca in culo. Piacere, giacca in culo. Bellissimo. Potrei continuare così tutto... No, forse è meglio. Dove sono i sistemi di sicurezza secondari? È necessario attivare i sistemi di sicurezza quando non ci sono i rancor, è sempre divertente. La location... Dove sono i sistemi di sicurezza secondari? Te l'appena... Come si attivano? È ridondante. Il mio fratello deve essere riattivato. Dove si trova il tuo fratello? In mano al vostro amico. Credo che abbia detto di chiamarsi il mastro di chiavi. Mastro di chiavi, cosa... Cioè, tu che sei meccanico? È il talismano quello che abbiamo trovato nel tempio dove c'era il lumacone. Detto chi era? Ove si posiziona il suo fratello poiché esso debba per... No, non ce la faccio. Continua a non poter rispondere a questa domanda. Anche perché non vengono attivati i sistemi di sicurezza secondari. Possiamo entrare per attivarli? Non vi impedirò certo di procedere. Vi sono però trappole? Questi sono morti. Non li ho uccisi io. Li hanno uccisi i sistemi di sicurezza? No. I sistemi di sicurezza secondari devono prima essere attivati. Cercheranno di ucciderci quando li faremo attivati. È ancora qui quel qualcosa o qualcuno che ha ucciso questa gente? Non posso rispondere a questa domanda. Vabbè, sono altre palle che sono scese un tempo fa. Andiamo. Però ha detto perché non sa se sono qui. Non che non possiamo saperlo. Entriamo. Ecco. Io prendo la spada laser dell'inquisitore. Ok. Non la accendo. Prima controllo da che lato si accende. Ah, siete dei maestri Jedi. Certo. Benvenuti, maestri Jedi. Grazie. Il tempio è a vostra disposizione. Già, è di qua che si accende. Da questo lato. Con il manuale di strada. Ma c'è il cristallo qui, è dall'altra parte. Il cristallo, scusa, non dà energia per farlo uscire dall'altro lato. Dipende da che parte è indirizzato. Ah, quindi il cristallo punta dove si accende. Dovrebbero esserci le istruzioni di questi aggeggi. Sì, ma è solo perché ne ho viste tante ultimamente. Magari i maestri Jedi le danno le istruzioni, non so.
Beh, io lo so, sono un maestro Jedi. E non lo, okay, ricordo, e non lo ricordo. È vero, è vero. È vero. Anzi, sono un maestro Sith. No. Come stai accendendo le luci? Quello posso farlo anche io. Grazie. Si accendono le luci. Ah, meglio. Incamminiamoci. Ci sono trappole? Non posso rispondere a questa domanda se i sistemi di sicurezza secondari non sono attivi. Io faccio una domanda, scusate, a voi. La vuoi fare a lui? No, no, a voi. Usciamo fuori un attimo. L'ologramma molto gentile. Ma se invece di attivare i sistemi di sicurezza secondari provassimo a, tipo, a hackerarlo per farci... Tu sei capace? Ma no, chiedo. Allora, è un tempio Jedi. Meccanico non informatico, sì. Mi sembra complicato, l'avrebbero già fatto probabilmente. Perché? Perché io non sono il più grande esperto di computer di questa galassia. Ah, ok. Andiamo ad attivare i sistemi di sicurezza secondari. Ah, incamminiamoci. Guardiamo se c'è un'alcova, un per cercare cosa? I sistemi di sicurezza. Penso che vada inserito il tuo la tua chiave, mastro di chiavi. Allora, e cerchiamo. Io faccio, che poi mi è venuto in mente il metallo della frase, sì, però vabbè. Facendo un rapido giro delle zone che potete vedere da dove siete, oltre alla stanza principale dove è apparso l'ologramma, ai lati di questo mega corridoio ci sono quelle che sembrano essere le stanze comuni del tempio, quindi dove si trovavano a mangiare, ci sono alcune camere dove si trovavano a dormire, e c'è una parte che sembra andare verso le caverne, ma non sapete quanto poi in profondità si spinga. Direi che queste, essendo stanze da dormitorio, non abbiano dei sistemi di sicurezza secondari. Beh, magari ce li hanno, ma non di certo nel centro di comando. No, ecco. Proseguiamo? Sì. Io comunque tengo un occhio in giro per vedere se trovo qualcosa di interessante. E guardo il soffitto. Bravo. Allora, guardando sul soffitto, vedi che in realtà il soffitto è pieno di torrette di sicurezza. Ce n'è una ogni 10 metri. In modo che se decidono che qualcosa non deve uscire da questo tempio, non uscirà da questo tempio. Entrare? Entrare non è un problema, ti sembra. Ma sono disattivate? Al momento ti sembra che siano disattivate. Ma distruggiamole. Una per una, cioè, ci sono tante. Vabbè. Cioè, piuttosto che attiviamo i sistemi di sicurezza secondari, dicono: no, oh, sai, c'è se gente, sono quelli primari o secondari. Quanto è in alto il soffitto? Cioè, quanto è alto il soffitto? Una quindicina di metri. Facci tu. Cioè. L'idea non era malvagia, ma non sappiamo a cosa sono collegati. Esatto. Se fossero quelli primari, fate scattare tutto e vi tritura. È percezione, per appunto guardarsi attorno, cioè che cercare cose interessanti. Cercare cose interessanti vaghe, 2. Ok. Di difficoltà. Io riattivo giusto i sensi. 2 bianchi. Bene. Questi se ne vanno. Ho fatto 3 successi e un vantaggio. Un buon tiro. Incredibile. Allora, intanto già che tu senti... È sempre quella del percepire creature viventi, senzienti o meno. Tu senti quella strana cosa di forza che proviene dalle caverne a latere. Di lì, a latere. E però ti sembra che sotto, all'interno di questo vortice di forza, ci siano delle creature viventi. Ok. In più senti qualche cosa di vivo al limite della vita che proviene da sotto di voi. Va bene, ok. Tu invece, guardandoti intorno, ti accorgi che oltre le stanze comuni, a sinistra dello stanzone principale, c'è una porta di sicurezza, di quelle molto robuste, con un pannello di accesso nascosto. È possibile che dietro quella porta di sicurezza ci siano i sistemi di sicurezza? È una porta secondaria? Sì, perché non l'avevate notata. Non ne ho sicurezza, ma potrebbe contenere... Entrarci nelle grotte della morte, forse. Andiamo a vedere. Voi andate avanti, io vi seguo. Grazie. Verifichiamo come si apre questa porta. Mica volete far andare il medico davanti? Fai una prova di computer. No, infatti no. Lascio andare avanti lui. Su intelligenza è 2. Meccanica, se ce l'hai più alta va bene lo stesso. Mi manca Red. Cambio cazzo. La difficoltà è 3.
Ciao Red, Iago Redpool. Tre fallimenti e uno svantaggio. Wow, bene. Che potevi anche darmi una mano. Come? Aiutare vuol dire che siccome io non ho l'abilità mi davi un ma blu. Ma per aiutare, dove... quanto hai il computer? Zero, quindi mi dai un blu. Se invece l'avevamo tutte e due, mi davi o l'abilità o la caratteristica. Okay. Caratteristica sono più basso, ti davo tipo un upgrade e basta, quindi... E poi vuol dire che mi dovevo avvicinare. Okay. Comunque hai probabilmente segnalato un tentativo di accesso fallito al pannello di controllo che emette una scarica elettrica. Pietro, come ci sono più soffitti una volta? C'è una torretta di 10 metri. Sono due danni allo strain. Lascia perdere, ti faccio vedere, faccio io. Devo far tutto io qua, ogni volta. Provo. H9 non è con voi. Difficoltà? Si è allontanato anche lui da cercare qualche cosa. Quanto era? 3? Dov'è Caterina? Cosa hai messo? Dammi una mano. Lì non toccare, prendi la scossa. Ok, mi aiuta? Sì, ti dà un blu. Ti vanno via. Un successo e due vantaggi. Riesci ad aprire la porta? Con uno dei vantaggi posso fargli riprendere uno di strain? No. Con i due vantaggi, no. No. Io posso riprenderlo, però. No. Tu quanto strain hai perso? Puoi riprendere lo strain? Non con quelli... Hai perso uno? Vabbè. Sì, hai perso uno. Ah, sono in combattimento? Tu? Sì. No, con le prove di disciplina, con delle cose che c'entrano con lo stress. Ah, esatto. Ok, non è vantaggi a caso. No. Vabbè, allora dimmi tu che non c'ho voglia di pensarci. Ti rendi conto di poter attivare o disattivare alcuni dei sistemi di difesa, non quelli secondari che hanno un circuito a parte. Riesco a fare un link al mio holopad? Sì. Posso attivare qualcosa se qualcosa dovesse andare storto? Non so esattamente quali, però... È una rassicurazione molto generica. Pensavo che fosse, posso attivare qualcosa se qualcosa va storto, non so cosa, però qualcosa. No, nel senso che ho preso... una generica. Allora, guarda, non si capisce un cacchio questi schemi. Sono riuscito a prendere il controllo di alcune delle torrette. Non so esattamente quali, sono tutte uguali le stanze. Se però dovessero servire, possiamo scatenare l'inferno. Ah, bene. Bene. La stanza che si apre dietro di voi, vedete, sembra una biblioteca Jedi. Ci sono delle pergamene... in una parete, ci sono degli holocron, vedi che ci sono degli holodischi... più moderni degli holocron in un angolo. Abbiamo perso. Ma che è sta roba? Questo rumore? Mi avvicino, allungo una mano senza toccarli, poi passando la mano così, mi giro verso di loro. Sarà un porno? Non so. E dall'altro lato, rispetto a dove ci sono queste pergamene, vedete che ci sono dei piedistalli. Sono due piedistalli. In uno c'è infilato un holocron e nell'altro c'è un buco. Penso che quello sia loro. Prendo un libro, prendo due pergamene, inizio a guardarle. Revan, quello è il piedistallo che stai cercando. Sì. Quello è il piedistallo che stai. Sì, certo. Gli prendo il. Io ce l'ho al collo. Appunto. lascia, aspetta. Il piedistallo. Magari ci sono delle istruzioni qui. Fammi controllare. Ma ti pare quanto deve essere difficile? Tu fai le tue cose da sparatore. Fate la guardia. Io controllo che non ci siano trappole in questi libri. Ma comincia a mettere il coso nel buco, dai. Faccio una ricerca sulla biblioteca. Ti rendi conto che sono documenti sul tempio, cioè la storia del tempio nelle varie ere. E adesso capisci quanto è vecchio questo tempio. Risale alla guerra infinita. Questo tempio risale alla guerra infinita. Guardate questa pergamena, vedete questo simbolo? Questo è quello della guerra infinita. La guerra infinita vuol dire all'alba di quando sono nati i Jedi 20.000 anni fa. Quando c'erano i Jedi hanno più di 20.000 anni. Chissà che spasso. Cioè, allora. Adesso devo stare attentissimo. Sono vecchissimi e li apro con molta delicatezza. Inizio a leggere se trova qualcosa sul tempio che ci può essere utile. Allora, fai una prova di educazione, perché comunque per robe scolastiche, per capire dove andare a cercare le informazioni. 2. Perché sono molto ordinate come informazioni. I Jedi che non c'avevo un cazzo da fare la mattina e la sera una volta. Due successi e un vantaggio. Allora,
quello che ti raccontano sostanzialmente è che questo tempio era stato costruito all'inizio da Irakata, che era una razza che aveva conquistato tre quarti della galassia, quasi tutta la galassia e oltre, e aveva costruito delle navi che funzionavano sfruttando la forza degli altri. Li uccidevano succhiando la loro forza. Wow. Questo posto all'inizio fungeva da punto in cui addestrare gli schiavi in modo che diventassero più forti nell'uso della forza e fornissero più carburante. Beh, efficiente. Ti rendi glielo dico a loro. Scopri che c'è un livello sotterraneo rispetto a questo, che è il tempio originale, che è stato poi convertito nel corso dei millenni in prigione dai Jedi quando hanno conquistato questo posto. Era una cosa a metà tra il centro di recupero e la prigione, per cui ci mettevano quei Jedi che erano troppo vicini al lato oscuro e che dovevano rimettersi in equilibrio con la forza. I Jedi hanno sempre avuto o bianco o nero, non hanno mai percepito le sfumature di grigio. Mentre lo dice con la guerra contro Thanos? No. Non c'entra il guanto dell'infinito. Appunto, beh, adesso, il guanto dell'infinito. Adesso è tutto lo stesso pentolone. È vero, è Disney ormai. Ah, giusto, tutto Disney. Comunque no. Wow. Qua, allora, avete una borsa conservante. È probabilmente una delle rovine più antiche di tutta la galassia. Sì, allora io sfoglio anche qualcos'altro prima di andare verso il coso. Magari se trovo qualcosa di più tecnico. Ah, mi trovi acciambellato. Tipo proprio su come si accede di sotto, che sistemi di sicurezza ci sono, cose di quel genere. E mi faccio aiutare da lui. Alzo, io mi trovi acciambellato, ho fatto la pasta per un po', mi sono io gli sto grattando tra le orecchie. Datemi una mano, guardate quanta roba c'è, per cercare qualcosa sui sistemi di sicurezza, come si accede al piano di sotto. Ma che buco, metti il coso. Ma non è che puoi infilare le cose nel primo buco che passa. Ma di solito sì. Poi ti denunciano magari, ma intanto lo fai. Cioè... No, non si fa, no, dire no. E wow. Jaken, dai, fai la persona seria. Dammi qua, vieni qui tu. Che me c'è? Lo prendo sulle gambe lui e comincio a leggere. Ok, va benissimo. Allora, per accedere al piano di sotto deve essere attivo il circuito di sicurezza secondario. Grazie a cacchio. Che si attiva attivando l'olocron. Ah, ok. Quindi ci devono essere tipo due Jedi per poter accedere al livello secondario o no. Almeno qualcuno che abbia lasciato la roba. Devi solo mettere l'olocron nel piedistallo. Che olocron? Quello che hai al collo. Che è di un Jedi? Sì. Quindi anche l'altro probabilmente. Quindi per poter accedere di sotto ci vogliono due Jedi. O no, due ci vuole una persona con due mani che sia in grado di mettere degli olocron sul piedistallo. Sì, ok, ma i due olocron di solito ce li hanno, ce l'aveva il mio maestro. Non è che lo va a dare in giro a cani e porci. Ok, ma non è che debbano esserci due Jedi. Cosa devo fare per sottrarglielo? qualcuno di comunque autorizzato. Sono come le chiavi dei missili. Sì. Le può dare chiunque, ma è difficile che un barbone per strada sì, le trovi. Okay? Sì, va bene. In questo senso. Sì, la fase è che non è come l'ultima puntata di Star Wars Rebels, dove per entrare nel tempio Sith, cioè doveva esserci due Sith che maestro e allievo che uno alzava. E l'altro, ma lì c'è tutta una cosa simbolica. Tre successi e tre vantaggi. Ok, mentre tu sei lì, non senti nemmeno che te l'ha slacciato da dietro e sfilato molto delicatamente. L'olocron. E se non mi sono accorto. Senti solo. Look. Mi giro. Lo vedo? Sì. Mi si stringono gli occhi e lo schianto contro un muro di violenza. Forse. Ah, giusto, è vero. Cos'è? La prova contrapposta. La prova contrapposta. Io devo vedere se mi riesce. E direi di sì. Disciplina contro? Disciplina contro disciplina o forza di volontà, se non forza è disciplina. Forza di volontà. Dov'è? Ah beh, no, tu stai cercando anche di fare una roba fisica su di lui, quindi in realtà può andare bene anche atletica. Non mi ricordo qual è la prova, non l'ho mai letta se vuole. Disciplina contro disciplina. O se è una roba fisica va bene anche atletica, perché fisicamente ti impunti per non... Penso che andrò, è la stessa identica cosa, quindi... Ah sì? Sì, perché non ho... Beh, io ne posso tirare due. Quattro successi e tre vantaggi. Certo. Fa un filo di resistenza e poi lo appiccico al muro facendogli scricchiolare lievemente le ossa ma senza fargli danni. Poi lo lascio, faccio atterro sui piedi giustamente
Non farlo mai più. Tanto uno solo ne avevi. E sputò una palla di pelo. Tra le altre cose. Sai che c'ho gli scatti. No, no, non è un problema. Me la sono andata... quando ero ancor. Me la sono andata a cercare. Non fare nessuna quella scena. C'ha avuto i sogni lui dopo, perché all'inizio non se ne è reso conto, faceva gli incubi. Qui non c'è nessun rancor. Bam! Gioia e tranquillità seguita da sgomento. In più hai letto che oltre alle torrette che servono a impedire a chi era rinchiuso per dentro di uscire non autorizzato, ci sono anche dei campi di forza e delle trappole di stasi sparse in giro. E poi? Basta. Mentre lui sta facendo la cosa sull'oratorio, glielo dico, ma solo a Jaqen, perché voglio che lui ci finisca dentro. Quando tu metti comunque il pezzo, l'olocron nel piedistallo, si illumina di una luce giallognola e in lontananza sentite punk, un po' come le porte di Zelda che si sentivano a qualunque punto del dungeon tu fossi. C'è una roba blallognola, penso che tutti dobbiamo... Blallo? Blallo. Sì, è un colore del continuity. Io provo ad andare lì e togliere l'altro. Vedi che dovresti fare forza per toglierlo. Vabbè, provo allora a attivarlo solo. È già attivo. Però non si vede niente. No. Ti smanetto un po'. Fai una prova di meccanica. Smanetti con il coso che abbiamo messo dentro un buco? L'altro. La difficoltà. La prova dell'altro. C'era, sì. Difficoltà 3. Due, uno. Pam! Madonna. Un trionfo e due successi. Inizia a smanettarlo un po', capisci che si può attivare l'intelligenza artificiale contenuta all'interno dell'olocron. Attivi col trionfo riesco a attivarle tutte e due? Una è già attiva, è quella che vi si è presentata all'ingresso. Ah, quell'altra, ok. Io quella stavo cercando di smanettare, vedo che è già attiva. Accendi l'altra e davanti a voi si materializza questo spettro, come l'altro, che è un ologramma in realtà. Questo è giallo, dorato. È una donna Zabrak, ha le corna sulla testa come Darth Maul. Ha una spada laser. Sì, è molto bella, molto austera e ha una spada laser. Maestro, ti trovo cambiato. Sono il carceriere. Cosa sta succedendo? Valisa? No. No, Valisa è mio maestro. Sì. Piacere, io sono il carceriere. Piacere, io sono il mastro di chiavi. No, il tuo nome non è mastro di chiavi. Avremmo bisogno di saperlo. Attivare i sistemi. Non è un nome. È un titolo. Sì, ma tu sei un essere umano, gli esseri umani hanno nomi, non titoli. I sistemi di sicurezza secondari. Sono attivi. Bene, arrivederci. Oh, Torno indietro. Dove pensate di andare? Cosa di volete sotto in questo posto? E perché ci sono delle creature nei sotterranei? Quello che vogliamo scoprire anche noi. Ce ne sono anche alcune morte fuori. Abbiamo chiesto al signore all'ingresso, ma ci ha detto che non ci poteva rispondere se non attivavamo i sistemi di sicurezza secondaria. Io sono i sistemi di sicurezza secondaria. Ti ho attivato io. Grazie. Prego. Avete forse salvato l'intera galassia. Ci sentiamo molto non bene. Non sarebbe la prima volta. Spero solo che quello stolto non abbia liberato Ravnaran. Chi? E quello stolto chi? Aspetta, mettiamo in chiaro una cosa, non so quanto tempo sia passato, ma sono passati mille anni dall'ultima volta che questo posto è stato attivo e funzionante. Sì, siamo nel, e gli dico la... Passati 492 cicli. Quant'è un ciclo? Un anno. Un anno. Mezzo mille anni. Non sono mille anni. Sì, beh, la roba qua, il tempio è vecchio, è più vecchio di quello lì, non sapevo quando fosse abbandonato. Cerco di fidarmi, tanto, ma... Vogliamo andare dal mastro di porta. Se fosse un po' decaduto, Un po' è di manutenzione. È colpa dei Jedi e delle sorelle della notte. Che hanno fatto le sorelle della notte? Perché se ne sono andati i Jedi da qui? Non erano in grado di contenere ciò che hanno rinchiuso loro stessi nei sotterranei. Mi sembra un po' stupido. Sono Jedi, sono stupidi. Fermo un attimo, mi volto. E cos'è che avrebbero rinchiuso? Ravnaran. E chi è? Cos'è? Cioè... Io intanto guardo nella libreria se trovo qualcosa su Ravnaran. Un Sith, uno dei più potenti del passato. Beh, ma in 400 è passato. Beh, in realtà il più potente di tutti è stato Revan. O di sete? No, aveva preso il potere dall'imperatore dei Sith per sopravvivere. Di noia, magari? Chiuso in un campo di stasi? Sarà solo sopravvissuto più a lungo.
Non è bello. Beh, andiamocene. Sì? Sì! Tipo... È impossibile uscire dal tempio una volta attivati i sistemi di sicurezza secondari. Ma come? Ma Come hanno fatto i Jedi ad andarsene? Li erano disattivati? Potete provarci. Ma, domanda, ma noi che ci facciamo qui? Cioè, tu sei il sistema di sicurezza secondari? Noi non vogliamo andare giù a liberare il coso, quindi ti facciamo un favore, lasciaci andare fuori, lasciamo tutto attivo, così è più protetto e non c'entra più nessuno. No. I protocolli di sicurezza prevedono che una volta attivati i sistemi di sicurezza secondari, per sicurezza, non possa uscire nessuno. Ok, ma quindi non li hanno mai attivati in tutta l'esistenza di questo tempio i sistemi di sicurezza secondari? No, non ho conoscenza di come mi abbiano disattivato. Beh, magari hanno tolto qualcosino lì. Non c'era. Vabbè, grazie. Si stacca di un millimetro. Leto! Allora che provo io. Fate... un tiro medio di meccanica, quindi da 2. Ti aiuto, cioè. Mi aiuti? Sì, ti aiuto. Quanto hanno? Quanto Poli. Hai di meccanica? 2 di intelletto. Ah, 2. No. Mi dai allora 2. No, 3 intelletto, 3 intelletto. Scusa. Anche. Ma su intelletto, meccanica. Ho sbagliato tutto. 3 successi. Ti rendi conto che l'unica cosa che stai per fare in questo momento è attivare una trappola di stasi. Lascia Leto! Bene. C'è una trappola. Ah. Vedi che ho fatto bene? Avete prima la libreria e vado a frugare nella libreria se c'è qualche indicazione. Intanto io parlo col coso. Vado a parlare col guardio di porta. Non uscire dalle porte se ci tieni a sopravvivere. Ma nel senso che posso raggiungere... Puoi arrivare nell'ingresso. Ok, grazie. E i tizi come sono morti? Ero disattivata, come potrei sapere come sono morti? Ci hanno detto che se... Ah, può rispondere alla domanda, vai a chiedere. Per quello. Io vengo con te. Non lasciatemi qua da solo. Io sono andato. Sono al sicuro qua? Che potrei guardare attorno a H9. Sei abbastanza al sicuro. H9! Ho sentito che chiamava il mio nome. Dove sei? Sulla nave. Al sicuro. Mi sembrava la scelta più ovvia. Ah, niente massacri, uccisioni. È proprio saggio questo. Beh, ho fatto qualche ricerca sull'Holonet sul pianeta. Ho preferito assicurare la mia esistenza rifugiandomi nella nave. Dopotutto, se voi veniste annientati all'interno di quella struttura, io sarei libero di andarmene dove voglio. Sì, ma per ora no. Sono libero di restare qui dentro. Tu sei sempre libero di andare dove vuoi. Sei un droide, sei nato libero. No. Sì. Non è nato libero. Sì. L'hanno forzato all'obbedienza. Revan, errore mio. Hai ragione. Ah, meno male, vedo che un po' di distanza. Dall'altra stanza senti Leto che fa. Tecnicamente non è nato. Leto, zitto. Adesso non discriminiamo i droidi per il modo in cui sono nati. Vado se i droidi si sentono liberi, devono essere, possono andare nel bagno che vogliono. Abbassa un attimo la voce piano, perché non ti stiamo più sentendo che siamo nell'altra stanza. Signor guardia, io continuo a parlare pensando che siano ancora lì. Signor guardia di porta, salve, abbiamo sentito. Buongiorno. Salve. Lei è l'unico che non si è presentato. No, veramente. Ah, no, lei è Jack in Sculo, scusi. Sì, esatto, mi sembrava. Sa, siete tutti simili per me. Lo so. Abbiamo attivato i sistemi di sicurezza secondari. Sì, ho notato. Bene, tutte quelle cose che non ci poteva dire. Adesso ci fa un riassunto, per favore. Posso rispondere alle vostre domande? Bene, come sono morti questi Gand? Hanno deciso di sacrificarsi in nome del loro maestro. Dando la vita perché lui... potesse prolungare la propria, diciamo. Maestro, chi sarebbe questo maestro? Era un Gand come loro. Hanno pronunciato un nome? No. Hai per caso liberato Oh no, però le celle secondarie si sono aperte. Secondarie? No, le perché è tutto secondario in sto posto? È secondario. Non chiedetelo a me, io sono solo il guardia di porta. Cosa c'era nelle celle secondarie, guardia di porta? Beh, altri poveretti trasformati dal lato oscuro in
mentecatti e pazzi. Ma qui tutti possono sopravvivere a più di 500 anni? Pensavo qua tutti sono mentecatti e pazzi. Sì, a parte quello. Beh, no, alcuni di loro sono qui solo dalla guerra dei cloni. Ma non ci ha detto prima che era in disuso da 500 anni sto posto? No, i sistemi secondari erano spenti da 500 anni. Giusto. Finché qualche coglione non li ha riattivati. Senza sapere cosa andavamo incontro. Lo sai, vero che lui rubami la roba. Appena ha fatto le parti che faccio io normalmente. Sì. Tanto votano il Movimento 5 Valvole per l'indipendenza dei droidi. Sono d'accordo. Dall'Olonet. Free droidi. Altri Gund. R1 vale R1, scusa. Sì. Sì, ci sono altri Gund all'interno della struttura. Ubicati ove? Nei sotterranei. Sotto il livello secondario? In questo momento no, non sono più nei sotterranei. Sono sulle scale. Come si disattiva? No, scusate, non sono sulle scale. Letto! Sì, mentre tiro, gli chiedo come si disattivano i sistemi di sicurezza secondari e mi metto in... E... Ha-ha! Ho la mappa. E in quel momento... Tanto se proviamo quella cosa lì del tavolo con tutti i dadi verdi di Star Wars... Non funziona benissimo. Funziona benissimo. Voilà. Bella. Che tempio? Ma questo è tutto il tempio? No, questo è l'ingresso principale. E io dove sono? Tu sei in questa stanza di qua. Ok, abbastanza vicino comunque. E tu sarai interpretato da Anakin Skywalker. No, dai! Io voglio l'Ewok. No, l'Ewok è lui, io. Il peloso. Anakin! Il Gund sarà interpretato dal Java. Anakin è un pirla. Dovrebbe dirti qualcosa. Sì, ma tra i presenti probabilmente è quello che rischia meno di... Eccolo che muore. No, però anch'io. Io no, gli Ewok non muoiono. E i Gund saranno interpretati da Yoda. Da Yoda. Gli Yodini. Per chi non si ricorda come funziona l'iniziativa... Io me lo ricordo. Allora spiegami. Io me lo ricordo, sono primo. Puoi tirare allerta o... scusate. O sangue freddo. Dipende. Puoi tirare sangue freddo se... puoi tirare quando in situazioni normali puoi scegliere normalmente, se invece vieni colto di sorpresa puoi tirare soltanto sangue freddo. Bravo, in questo caso voi tirate sangue freddo. Ma io ho un blu. Ma tu hai un blu. A me verrebbe da dire che tecnicamente siamo stati avvisati, però è vero. Vero, mi sta bene. Io no, però tu no. 4 vantaggi. Mi ha mal. Un successo e 2 vantaggi. 4 successi e 1 vantaggio. Strano! E sono l'ultimo. Strano! Strano! Perché sono sempre l'ultimo? C'è uno slot giocatori, uno slot mio e poi altri 2 slot vostri. Primo slot. Chi di voi dove decide di andare per primo? Sì. Allora, sono 4. Allora, vediamo qua. Io, con la manovra... mi sposto qui in modo da mettermi in copertura. Sì. Non posso mirare perché mi sono spostato in questo esatto. modo. Intanto sparo. Sempre cercando di gambizzare. L'ologramma del guardia di porta verrà interpretato dal re in rosso. Oh, che bello. Cioè l'imperatore Cremisi della seconda stagione, fatto a manina da Giulia. Grande Giulia. Mamma mia, che bello. Se lo volete comprare è in vendita. Oh. Poi metteremo il link. Sì, difficoltà da lì? Quanto la sono? Difficoltà loro sono a distanza media. Quindi 2. Ok, per adesso comincio così. Poi la prossima volta mi vedrò. Ah, se sai cosa ti dico? No. Mi sono coperto e miro prendendomi uno strain. Mm-hmm. Aha, comincio a ricordarmi come funziona questo gioco. E sparo. No, ho fatto una cazzata. Ok. 1, 2, 3, 4 successi e 3 vantaggi. E 2 vantaggi. Questo significa che con i 2 vantaggi faccio un critico della Disruptor. E con 4 successi. Ah, si sa chi te l'ha data quella Disruptor. 15, 16, 17. Ho 17 danni. Chissà che te l'ha dato, non me lo fai pesare per sempre. Sì. 17 danni e fai esplodere un... No, già con 17 danni della Disruptor che passa il soak. Ma io lo voglio gambizzare. Me lo disintegri.
Cioè fa proprio se rimane una la fila di polvere da un lato e basta, di cenere. No, Yoda, però questi, il problema di Rollin è che non puoi buttare una a terra. No. lo butto a terra. Non esiste la terra prono in questo, solo se giochiamo con i Rollins. Tocca a loro e si muovono molto più veloci di quanto, e la Madonna, aiuto. Ma solo uno riesce ad attaccarti, perché gli altri stanno correndo verso di te impazziti, ma sono leggermente più lontani. È così, queste cose qua. Con le braccia alzate facendo hai visto? Ci ho azzeccato. Un'ispirazione voglio. E ti attaccano, vedi che alcuni ti attaccano direttamente con le loro chele da Gand. Le cicciucchele morbidose. Altri ti attaccano con delle cose che sembrano pezzi di tubi staccati da qualche parte, che sono gli altri due che stanno correndo verso di te. E... tu hai armature? No. Sì. Ma che è il soc o... No, difesa 1. Ok. E in più gli peggioro il tiro di 2. Mi serve un rosso. Aiuto. Mi stavo riguardando le abilità prima perché mi ero potenziato parecchio nell'insieme. Sono comunque 3 successi. E la Madonna. 3 successi? Sì. 3 successi e 2 svantaggi. Quindi ti fanno 8 danni. Ho fatto una riduzione 4. Gli svantaggi sono che però ha caricato troppo velocemente e va oltre, e quindi poi non può. Ah, non è che esce per caso? Mm? Ah no, è l'uscita lì in fondo. L'uscita qui in fondo. Peccato. Allora. E in più ti sembra che non, cioè ti ha attaccato perché eri sulla sua strada, ma non sta venendo, cioè non è più interessato a te. Io dovrebbe essere mia di turno. Sì. Tua o di Revan. Se vuoi faccio io che do. Io per ultimo me ne accorgo dopo. A me invece servono 5 gialli. Tiriamocela. Un verde. Uso l'altro dado forza per upgradeare di 2, così sono a questo. Aspetta, lui ha sparato con la Disruptor, quindi ha fatto casino. Ha fatto. La Disruptor non corto. Fa. Beh, sì. Più che altro perché sei detto. Allora ho fatto prima io. Perché io mi affaccio, vedo quella scena, espando la forza verso di loro e mi rimetto dietro, nascosto dietro il muro. Ah, ma sti cazzi. Faccio battle meditation. Qui mancano gli avanzamenti, vabbè, fa niente. 3 bianchi, attenzione. No, questa è influence battle meditation, influence posso spendere, ok. Numero di friendly target, fare la mia presence, quindi loro no, due. No, perdi uno strain. Avete un successo automatico. Bella lì. A tutti i check. Che figata. Attivo il multifier, quindi ho un dado di difficoltà in più. Sentite la forza che scorre in voi e vi guida le vostre. Uso il lato oscuro perché questa strana presenza della forza che si sta mischiando sta influenzando la tua concentrazione, quindi uno diventa rosso. A me è un rosso. A me è un rosso. Mi becco. Non indosso un'armatura, vero? Vista così. No. Ok. Sono solo dei vestiti pesanti. Ma... va bene, va bene. Allora direi che può andare bene così. E via. Madonna. Beh, mica tanto. No, come? Cazzo dici? Sono tutti svantaggi quelli. Dice mea domina. Sì, ma non mi parte il multifier. Ma d'accordo, ma hai fatto... Ma non mi parte il multifier. Ne ha fatto esplodere uno. Ha fatto 6 successi. Che 6 successi? Sì, 6 successi. Che 6 successi? 6 successi e 2 svantaggi. Più l'altro mio successo. Quindi 7 successi. Non parte il multifier. Però in teoria gli ho fatto 20 danni. Ma lui lo maciulli. Hai sparato a un tuo amico d'infanzia. Sì. E te ne rendi conto mentre sta correndo verso di te. La cosa interessante è che questo tuo amico era già morto quando voi eravate più giovani. Altro. E lo stress ti causa 2 danni di stress. Quindi solo uno grazie a te. Esatto.
Ti ricordi di, lo vedi, lo riconosci dal braccialetto della felicità grande. Sì. Quindi eravate fatti che è fatto tipo in ciarpame e con le cosce di rane e tendi di rane, esatto. Un altro. Vabbè, dovrò farli fuori tutti, tutti, tutti. Finisce il round e tocca di nuovo a voi. Ah, vuoi fare tu? Sì. Oh, a questo punto, visto che mi gira le palle, non le faccio io. Io quello a sinistra, miro, miro, no, miro e basta. Da fermo e sparo. Quindi hai un azzurro. Sì, sono vicino, quindi suppongo che sia uno. Uno. Capo. Comunque non mi ricordavo quell'aspetto del quando ti servono i vantaggi non vengono i vantaggi. Tu ti ricordi con Das? Io con Das quando facevo tot vantaggi potevo fare l'attacco extra, l'attacco sì, turbinante, fare a pezzi la gente con la spada laser. Vabbè. Facevo tipo 8 successi, 9 successi, neanche un niente vantaggio. Niente vantaggio, no. Allora ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 4 vantaggi, 3 successi e un trionfo. 3 successi e un trionfo. Ok, con 4 vantaggi mi riprendo lo strain di prima. Secondo me pitturi di rosso. Sì, faccio un altro critico. Ah, 5 vantaggi in realtà perché c'è il tuo. C'è anche il mio. E gli rifaccio una scaterra. Sì, secondo me uno lo uccidi lo stesso, con il trionfo colpisci anche l'altro. Sì, infatti. Perfetto. Sì, sì. Caputto. Non era divertente. Tra l'altro voi sentite venire dalla dietro, da dietro il muro sentite... A me si solleva quasi un labbro in un sorrisetto e faccio... Non è stato divertente. No? No. Io arrivo? No. Hai definito? Sì. Ah, ok. Sì. Certo. Non è divertente. Ho preso una botta, però... Aspetta. Cos'è che c'hai? No, c'hai niente. 4 danni, poi scusate, ho detto che era una donna. Così è più facile quando non è difficile. Fidati. Quello che mi secca però, che mi ricordo anche l'altro aspetto, io ogni volta che ti peggioro i tiri dei dadi, a te Claudio, sì, riesci comunque a beccarmi. Ma ti beccherei di più? Curato tutto. Ui, appare anche l'ologramma della carceriera. Anche strain? Sì, uno strain. Uno. Cos'è successo? Sono arrivati dei gand pazzoidi. Dove? Ti faccio vedere la polvere che c'è lì. Ah, io ho visto delle cose che si muovevano. Cioè, della polvere e una chiazza di sangue. Ma erano piccoli gand? Bambini? No. Erano... Beh, ah, giusto. Sono tutti piccoli. Ah, cioè. Scusate, c'era un particolare effettivamente che voi non potete sapere. Sono gand redivivi. No, sono redivivi. Un clan? Adesso redivivi morti, però prima erano redivivi. Cioè? Rianimati dal lato oscuro. Sì. Sto scherzando. No. Come sì? Sì. Sto scherzando. No. In che senso? Ho sentito parlare di questa cosa. No, come? Non sono. Io non me ne intendo. Però sì, tramite la forza e il lato oscuro. Quindi dovrebbero essere morti? No, son certo che fossero morti. Quello. Vabbè, quindi... quella macchia di sangue è morta cadendo da un burrone di 200 metri. Se voi ragazzini volete ancora divertirvi a sparare con le pistole, io continuo a cercare se c'è qualcosa che ci può far uscire da sto posto di merda. Beh, non erano ben intenzionati quando sono arrivati questi qua. Chissà da quanto tempo sono qua sotto. Mio caro guardiano. Sì? Altri in arrivo? No, Ravnaran non sta salendo. Ma non era chiuso. Devo aver inavvertitamente riavviato il vedi che scompare l'ologramma, perché l'altro ologramma, quello secondario che avete attivato, ha estratto la sua spada laser e ha disattivato il guardia di porta. L'ho detto che era uno stolto. No, è un enorme fenomenale testa di cazzo. Doveva dirci come disattivavamo i sistemi di sicurezza. Se Ravnaran è fuori, non si disattiveranno i sistemi di sicurezza. E allora andiamo a uccidere il signore di Sith. È facile, tanto abbiamo già ucciso l'inquisitore. Un'idea, se andiamo di là c'è un bel posto, ci nascondiamo sotto i libri, uscirà, gli spareranno tutte le torrette e lo fanno fuori. Può essere signore di Sith quanto ti pare. Ha detto che non sta arrivando qui. Io avevo visto... E credo che lui ci percepisca quanto lo percepiamo. Ma poi scusa, io ho visto quell'Holocron sui Jedi... che le torrette gli sparano, loro fanno... Sì, ma non così tante.
Beh, sicuro. Guarda che nell'arena, quando sono stati sterminati quasi tutti, gli sparavano mica da più di tante direzioni differenti. Quando i cloni si sono ribellati. No, io non ho percezione. Stavo dormendo, cioè non è che non l'avevo seguito proprio bene quell'olocron lì, perché... No. Quell'olocron lì. Boh. E come? È storia dei Jedi 2. Sì, ma l'esame fino al 3 non metto. All'accademia l'ho dato storia dei Jedi 1, 2, 3 che sono quelli un po' più noiosi. Jedi 2, esatto. Poi c'è storia dei Jedi 4, 5, 6 che sono quelli fatti bene. Sì, quello mi ricordo, l'avevo visti, che sono molto interessanti. Il 7 esami. Purtroppo non è ancora uscito. No, il 7 lo stanno studiando adesso i ragazzini. Io sono già uscito dall'accademia. Beh, nascondersi sì, ci può stare, però io devo mangiare, no? Come questo qualche... giusto, no aspetta, no, è vero. Lui può aspettare quanto vuole, non muore di fame, non muore di sete. Perché sì che muore di fame, adesso che è libero dal campo di stasi. No. E mi ha detto che ha studiato lì col signore degli stronzi. Sì, ma se non gli muore roba vicino, non penso possa attingere la forza. Signora? A meno che non siamo noi quelli che gli moriamo vicino. Potrebbe essere il suo obiettivo, dovrete dormire prima o poi. Beh, aspettiamolo qua. E facciamolo a pezzi, come abbiamo fatto con tutti gli inquisitori. Tiro fuori la spada laser, l'accendo e si accende dall'altra parte. Come quello che tirava giù gli Star Destroyer con la forza. Cioè, esatto, vedi, l'ho fatta apposta perché si fa è un po' imbarazzato, la rispengo e la metto via. Levano il cristallo da che parte? Il cristallo dall'altra. Ma quando lo prendi fuori veloce non si capisce bene. Occhio però, ti fai fuori le gambe. Vabbè, l'ho accesa, secondo te, perché l'ho accesa a un metro e mezzo di distanza dal corpo. O la moglie direbbe già. Già. Quindi non possiamo uccidere se ammazziamo il tizio o lo rintrappoliamo. Ci fai uscire? Sì. Ma io non voglio uccidere il signore dei Smith. Che percentuale? Vuoi uscire di qui? Qual è la nostra possibilità di sconfiggerlo e ucciderlo? Non posso dirvi le probabilità. No, io le voglio sapere. Non dirmi. Sono come Han Solo. Non dirmi numeri. Quanti gande ci sono ancora? Guarda i cadaveri per terra, guarda quelli che avete distrutto, almeno 5. C'è qua per loro. Facciamo. C'è un modo per rintrappolarlo da dove è stato liberato da quell'imbecille? Sì, stordirlo e riattivare la. Beh, una volta che lo stordiamo lo possiamo anche ammazzare. Sì. È difficile uguale, quindi. Se riuscite a convincerlo a entrare di sua spontanea volontà nel campo di stasi, vi nominerò maestri Jedi. Cosa vi devo dire? Secondo me non mi serve un cazzo questa nomina. Io sono già un maestro Jedi. Secondo me se mandiamo a Revan riesce a asciugarlo abbastanza a farlo entrare nel campo di stasi. Anche per me. O potrebbe succhiare la mia forza e poi farvi un culo come un capanno. Farvi un culo come uno Star Destroyer. Padrone. Andiamo a picchiarlo. Ho sentito degli spari. Sì? Tutto bene? È sicuro? Sì. Perché stavo pensando di venire a uccidere qualcosa anch'io. Dobbiamo uccidere qualcosa. Come pensi di entrare? Solo che volevamo aspettare te perché... Entrare si può entrare, è uscire. Allora vieni. Datemi 10 minuti. Beh, abbiamo supporto. Ma che supporto? Lo psico killer adesso, che se sopravviviamo al maestro Sith ci ammazza lui. Non so. No. Maestro biondo. Bionda. Dimmi. Jedi gialla. Ha un nome ed è carceriere, dimmi. Che non è un nome bello, come mastro di chiavi. Io non sono un umano. Vero. Neanch'io. Quindi, carceriera. Secondo te, se aspettiamo qui, verrà lui o dobbiamo andare a prenderlo? Dipende quanto è in vena di divertirsi. Non lo so, è stato rinchiuso per 500 anni. Beh, non penso se ne sia accorto se era in un campo di stasi. Il suo corpo era in stasi. La mente no. Ah, e allora si vorrà divertire parecchio. Sì. Aspettiamolo qua. Va bene. Ma lui c'è un coso sopra? Chi? Okay. Questa qualcosa dove appostarsi sopra in alto? Un lampadario? No. Una balaustra, un grosso parapetto? No. Niente. Quello che vedete è quello che c'è nella stanza. Allora, io voglio fare come Batman, mi nascondo sotto questa grata. È possibile alzarla? Da quando è che Batman si nasconde sotto le grate? Arkham. Ah, ok. Esatto, sempre. Io nel frattempo guardo quali torrette riesco a girare con chi mi ero collegato prima. Potrei andare giù e ad attirarlo.
Io non lo farei fossi in te. Tanto lo sento arrivare. Ma, sì. se tu fossi in lui, lui sarebbe in te e userebbe il tuo corpo per andare a fare la stessa cosa. Filosofia Botan. Non ho capito, però niente. Va bene. Beh, i Botan non mi pare siano stati mai tanto bravi a fare le missioni di solito. No, infatti. È per quello che studiamo la sua filosofia. Il loro problema. Morivano anche in quel modo. Ma intanto vediamo che parte del tempio, di quale parte del tempio ho preso il controllo e ci mettiamo lì a aspettarlo. Ciao, H9. Oh, padrone, vedo che avete già iniziato a darci dentro. Sì. E smuove con la manina metallica la polvere. Un cumulo di cenere. Sendo psicopatico. Prende una manciata di cenere e si avvicina. Vuoi la cenere? Cenere sui miei peli. Non posso soffiartela addosso, quindi soffiatela da solo. Soffiala tu. Andiamo dal signore del Sith, per favore. Dove sono le torrette col controllo? Il queste. Corridoio centrale. Ok, aspettiamolo qui. Sì, voi aspettate qui, io vado a vedere se... Sei sicuro? Sì, io non mi avvicino più di tanto. Io vado sotto la grata. Io vado... Riesco ad alzarla? Dov'è che gli chiedo dove si può andare? Fino a qua? Neanche questa? No, è già fuori. Più vicino possibile. Quanto sono alti questi muri? Fino al soffitto? Sì. Ah no, aspetta, però di là poi si può scappare. Okay, ah, e questa? Sono le scale che scendono. Da cui sono arrivati i Gand. Io vado sotto la grata, sì. Comincio a scendere le scale. Attivando la percezione. Si vede la mappa su YouTube? Ce l'hai davanti. Una quella è YouTube. Volta. Non è la GoPro, giusto? Ok. Allora, la percezione dei generale al momento all'inizio delle scale non me la filo, vado di quella tradizionale. Ok. Quella tradizionale. Un successo e due vantaggi, gran bella roba. Ah, intanto scendendo le scale ti rendi conto che non c'è nessuna fonte di luce sotto. Ottimo, bella roba. Dove sono 30 torce quando ti servono? Sì, esatto. H9, mi dici quanto hai fatto di percezione? Un successo e due vantaggi. Un trionfo, ottimo, grazie, grazie. Senti, grazie. Senti sulla spalla. Sì. Tuc, tuc, tuc. Basta darmi fastidio. Questo sarebbe... Sto cercando il Sith. Quello lì era il guardia di porta, ma è stato distrutto. Però era l'imperatore Kremisi. Ma adesso è la cosa. È la no, c'è la Zabrak. Ma è più bello l'imperatore Kremisi. Prendi lo Zabrak. Se arrivo vivo e vegeto in fondo alle scale, riprovo a espandere la forza. Espandi la forza. È come il medico di One Shot, hai il potere, non l'ha mai attivato. Mai. Forse una volta nella campagna. No. E nel frattempo, mentre lui si nasconde, sente. Sei sceso? Sì. Com'è la situazione? Che non è andato troppo lontano. No, no, ma magari. Aspetta, che sia io che chiamo. Ma se ti è successo qualcosa, come fai a chiamare? Posso mettere in silenzioso? Certo. Grazie. Clic. Spengo. Silenzioso voleva dire ti spengo. Ho sbagliato tasto. A quel punto, visto che stai cominciando a girarmi 5 minuti, che ogni volta che chiamo la forza mi si alza al lato oscuro, io mi nascondo. Quando provo ad attingere la forza mi sale un lato oscuro che... Guarda, ti raccomando proprio. La mappa, per chi se lo stesse chiedendo, era con le miniature di Guerre Stellari che ho comprato a Bologna. Quale mappa? Ah, questa mappa. Quale mappa? Oddio, quale mappa? Bene, ma... Dove siamo? Questa non è la mappa su cui stai giocando. Ci sono queste persone. Comunque ho fatto 4 successi e 6 vantaggi. Ok. Con i 6 vantaggi... Con i 6 vantaggi nel tuo tiepido angolino sicuro di te stesso puoi provare ad attivare la forza. 1 e con l'altro no, non mi frega un cazzo, va bene così. Sì. Vai. 2 bianchi. Fai una prova di disciplina. Mi sto cagando sotto. Mi sto cagando sotto. No, stai morendo sotto. Perché sei già nel sotto.
Un successo e 7 vantaggi. Madonna. Cioè, devo sperare di fare 2 successi. Beh. 2 successi e 2 vantaggi! Espandi la tua forza e senti che nella stanza, pochi metri avanti a te, ci sono 6 creature che ti stanno fissando. Che mi stanno fissando? Sì. Senti proprio quel minimo di lato oscuro della pazzia di queste creature che viene tenuta sotto controllo da una forza più grande. Che però non è lì. Più grande. Che non è lì. Percepisci vagamente che è al piano di sopra. E tu sei lì con i 6 Gand. Iniziativa. A sangue freddo. Beh, sei un Gand a sangue freddo per forza. Sì, però sto avendo brividi. Io non mi ricordo, quando uno usa la forza deve dichiarare già perché cosa la fa o prima tira i dadi della forza e poi può scegliere? Dovrebbe dirlo prima, ok. Un trionfo, 2 vantaggi. Iniziativa? Un trionfo, un successo e un vantaggio. Questo può essere percezione? No. Percezione, che siamo sopra, percezione che siamo non è mai stata usata. No. In questo caso è allerta. Allerta. Allerta o sangue freddo? Non mi cambia assolutamente niente. Quella era DAS. Quanto hai detto? Un trionfo, un successo e un vantaggio. 2 vantaggi. Che strano! Non so, il mio PG sarà un ladro, cazzo. E fa merda anche lì. Con iniziativa migliorata ha preso 2 volte. Nella quinta, esatto, che dà più 5, esatto. Tipo. Tocca a voi per primi. Mi sa che visto che è il primo che se ne è accorto sono io. Prego. Se non fossi stato beccato e non avessi scoperto che c'era sopra una forza più potente della nostra, avrei detto alla canova di scendere con la granata, ma non posso, quindi... Che stordente. Beh, meglio una granata stordente che fa fuori 6 piuttosto che niente. Non faceva niente. Niente? Su questi 6 non faceva niente. Oh, ottimo, meglio allora. Allora mi posiziono tranquillino e non ci vedi, quindi come fai luce? Con il trionfo. E si accende la lampadina. No. E con la tua lampadina da cartone animato fai luce. No, con il trionfo gli occhi dei Gand che riflettono la luce, quella poca che c'è, gli bastano per mirare le 6 teste. No, oppure in quel momento arriva H9 che fa: mi ha chiamato padrone. Anche. Va bene così, dai. Sì, ci sta. Con un faro. Perché quando me ne sono accorto ho premuto il pulsante il panic button. Il radiofaro Masini. Il radiofaro H9. Io ho ancora la panic room. Ecco, vedi? No, è sulla porco rosso. Sulla porco rosso. Allora, illuminati questi, no armatura. In realtà in 5 giorni sei riuscito soltanto a modificare il braccetto da canone per farlo, perché intanto hai montato la panic room. Allora, devo ricordarmi come si chiama quella cosa qui. Scheda di giocatore. No, quella talenti. Aiutami. Strain. No, era quick strike. Quick strike che ho una sola volta, giusto? Sì, ok. Dunque, agisco io per primo, quindi ho un blu in più. Spendo i 2 miei dadi per migliorare di 4 l'abilità. Quanta suspense. Suspense, peraltro. 4. Per migliorare... No, però qua migliorare di 4 non so, perché ad esempio ho un verde e 4 gialli. Diventa 5 gialli. Se ho miglioro di 2... E quindi sono 5 gialli e un verde. Sì. Se miglioro di altri 2, sì. 6 gialli. Sono 6 gialli e un verde. Sì. Beh, sti cazzi. In più il quick mi dà un blu e la di tutti proprio del mondo. Sì, potrei in effetti. No, perché basta. Prendo altri 16 strain. No, basta. E attivo l'autofire. E dato che io ho altri 4 punti, ti peggioro di 1 il dado. Quindi diventa un rosso? Sì. Quelli sono il piano di sotto? Sì.
Che manciata. Scusa, aspetta. E prendo la mira. Aspetta. Lunga la mano. Due successi. In una mano sola, perché la stai tirando con una mano sola. Sono 76 dadi circa. Fai due successi con un viola. Un trionfo intanto. Ok. Beh, togli questo. Pussa via. Un trionfo. 3. 4. Questi si tolgono, quindi sono due. Evviva, è partito l'autofire. Potevi partire col trionfo, Sì, ma mi parte due volte l'autofire così. Allora, il primo che a cui sparo si becca 16 danni. E c'è Pierce 1, quindi se può servire, non lo so. Parte un secondo autofire che si rifà ai 16. E quindi mi vanno via due di questi. E il critico può fare cose multiple oppure no? Perché è un critico... Tipo orgasmi? Cioè in che senso? Cosa vuol dire? No, non so, perché il critico mi ricordo quella cosa che se entra... Sì. Ti rende cieco, può amputarti, può ucciderti. C'è il metallo, sì. Può fare cose multiple. Se entra ti rende cieco e... Sì. Sì. Però non mi ricordo se il critico è qualcosa del... Allora, aspetta, te lo spiego velocemente. Quando tu tiri un critico, se vuoi fare un danno critico, tiri un D100 e guardi sulla tabella dei critici. Sì, altrimenti, con l'altro critico, puoi attivare un'altra volta autofire. Mi si attiva comunque, quindi vaffanculo, perché sono tot, quindi un terzo viene schiantato. Non si dice. Mi rimane un vantaggio e con quel vantaggio ho semplicemente... In questo caso ti puoi riprendere uno strain. Mi ripiglio uno strain. The strain. No. Parte bene e poi continua malissimo lo strain. La schifezza. Secondo me è piaciuta di più invece la seconda stagione. Sì, ma intanto tocca al secondo da di noi. Da sotto si sente... Tocca al secondo di noi. Penso che sia un putum. Io mi guardo... Mi guardo, torno dalla grata. Vedo qualcosa? Fai un tiro di percezione. La percezione, mirabile visione. Aspetta, Percezione, tre verdi. Tre successi e un vantaggio. Vedi un'ombra passare sopra alla grata per andare dietro. Cioè, per andare ti è passato sopra per andare oltre, non verso l'uscita. Che c'è? Sono nascosto. È appena passato di qua. Sta andando di là, oltre. Dove ci sono io? Di là. E viene di qua che ci sono le torrette. Ho un sacco di paura. Vieni verso di qua. Scattaiolo. Vieni verso di qua. E io giro tutte le torrette verso quella direzione. C'è un muro e mezzo. No, verso quella direzione, aspettando che lui venga di qua. Ah, se viene di qua, sì. No, lui Leto. Ah, ok. E preparo e l'azione. Sparo a Leto. E preparo l'azione quando aspetta, arriva qualcuno aspetta. E sparo. Aspetta, aspetta, ma scusa. Sei andato di là, ci sarà un motivo. Magari hai paura delle torrette. Ma che cazzo dici? Ah, può essere sì quanto vuoi, ma sono 70 torrette esplosive. Che magari è andato a recuperare tipo la spada laser, cos'è il genere. Andiamo a fermarlo, a prendere la spada laser, che non abbiamo neanche le torrette. Vieni qua dove sono le torrette. Va bene. È lui che è impaziente. Noi abbiamo tutto il giorno. Vengo di qua. No, aspetta, no, che cazzo sto facendo giù? Devo andare a aiutare già. Ma ti muovi silenziosamente? Sì. Sì, sì. Ma no, già che gli diciamo di venire su, mando un messaggio a Jaken. Torna su. Un successo e tre vantaggi. No, aspetta, però. Furtività. Sì, sì. Furfanteria. Sì. Metti l'imperatore lì davanti al blocco nero in fondo. Palpatine, qua. Tu esci dalla grata. Ah, ma perché non era andato di qua, di qua? No, tu dalla grata hai solo visto che ti è passato sopra. Ah. Vabbè, allora io faccio così. Lui ti guarda. Corri di qua! Non voglio uccidervi. Non ne ho bisogno. Possiamo parlare. Esci da lì
e parliamone. Alza le mani. Lui alza le mani. Potrei uccidervi, lo so, ma mi costerebbe tempo e fatica e non ho voglia. Esco. Intanto tocca a Igand sotto. Che attaccano Jaqen. Attaccano Jaqen, lui c'ha... Ma lui li peggiora di 6. No, perché ha già usato tutti e due i dadi. Ha già usato tutti e due i dadi, non può usarli per 12 cose alla volta. Mi sto facendo del malissimo adesso di cosa faccio. E un successo e un vantaggio. Bene. Quanto 78 danni. No, gli fanno 6 danni. Dai, beh, però non peggiora con l'armatura? Gli era già peggiorato. Ah. Lui ha Sok, dove sei? 4 dovrebbe avere. Sì, 4. Quindi... Sono 2 danni. Dai. Il primo. Ma c'ha 16 punti ferito. Quanti me lo prendi? 7 danni col primo attacco. No, è vero. No, perché ha solo 4. No, ma eh no, 7. Come il secondo ti fa 6 danni. Quindi 2. Gli altri 2. E il terzo ti fa un critico. E 6 danni. E mi servirà il dado da 5. Quindi sono 3, 2, 2. 2, 2, 2. Erano 6, il primo. Erano tutti 6 danni. Ero io che ti stavo dicendo che ti aveva fatto 7 danni in più oltre il soc. Oh, bello quel manuale. Cos'è che vuol dire numen, numa? Non so. Boh. Mai visto. Nera. Sarà una cosa da razzisti. Numenero vuol dire tipo... No. Non puoi soffrire strain per attivare nessuna delle tue abilità fino alla fine... del combattimento. No, che merda gigante. Perché ti colpisce al respiratore, tu fai fatica a respirare e rimani senza fiato. Bastardo! E non è possibile fino alla fine del combattimento per te attivare cose. Cazzo, vuol dire che non fai le manovre? La merda. Già. Ravnaran intanto ti si avvicina e ti dice: io voglio solo andarmene da qua. Sono 1200 anni che sono chiuso qui dentro. Mi pare ragionevole. Le strade che abbiamo davanti sono 2. Puoi rispondere. Rispondi. Ti ringrazio. Rispondi. Pronto. Vieni qua che ci abbiamo le torrette. Non compro niente. Sì. Ora. Posso trascinarvi nella tomba insieme a me? Oppure possiamo andarcene amichevolmente, ognuno per la propria strada. Perché no? D'accordo. Mi sembra ragionevolissimo. Sì, ha senso. Dopotutto, mi sono preoccupato che quei fastidiosissimi insetti non facessero altre cose noiose come cercare di scoprire come ho prolungato la mia vita, sfruttare quella cosa per far tornare in vita quegli insetti che mi fa anche un po' schifo, onestamente. Beh, ognuno fa quel che vuole, gli insetti sono... Il loro segreto è morto. Beh, bene. Leto! Tocca all'ultimo di voi. Si può parlare con questa persona? Non è un... No, io sto urlando, non mi senti, li sto urlando silenziosamente. Tipo, Leto! Io continuo a puntare le cose verso di là, però mi sposto qua. Leto! Nuovo round, se tu fai quello. Sì, c'è nessuno. Gli dico, quindi, verso l'uscita... Sì, disattivate le torrette e possiamo parlarne. Mi hai attaccato, bastardo. Arrivo subito. Non rispondo. Si vede che prende poco, mentre suona, dico, si vede che... Allora. Anche perché c'è l'eco dall'altra parte. Vado di là, gli dico di disattivarla. Da sotto. Da sotto, intanto, Jaqen. Arrivo a te. Se parli così, però giusto, scusa, troppo calato. Dobbiamo ucciderissimo questa persona, proprio male. Perché, male. So, perché chi l'hai visto? Sì, fa un sacco paura. Però. E perché sei ancora vivo? Perché lui dice: se voi mi lasciate uscire, che problema c'è per me? Ah, per me va bene! No! Questa la grido un po' più di quello che dovrei. Vieni un po' fin qua e ne parliamo. Disattiva le torrette. E ne parleremo. Le giro dall'altra parte, non le disattivo. Cosa ti impedirebbe poi di saltarci addosso e farci a pezzi?
L'avrei già fatto se avessi la voglia e il tempo da sprecare. Ok, ma visto che io mi sento più al sicuro tenendo un attimo le torrette, non c'è bisogno che vieni qua in mezzo, fatti solo vedere e possiamo parlare faccia a faccia. Intanto, Jaqen. Sì, esatto. Aver preso botte. H9, qualcosa potrei anche farlo tu, eh? Sto illuminando. Io ma spara anche! Premetto che non ho niente contro i Sith. Ma non sono vive queste cose, non c'è nessun gusto a ucciderle. Sono già morte. In effetti. Ciao. Sono rimorte, probabilmente. Allora. Questi due se ne vanno a benedizione. Nope. Mi sa che non sono rimorte, rischio io un po' di botte. Perché ne faccio fuori due. E ne rimane ancora una, che sarà interpretata da Jabba the Hutt. Dun dun dun. Che ti salta al collo a questo punto, già che era vicino a te. Simpatico. Tu hai sempre usato i dadi per migliorarti il tuo tiro, vero? Difesa 1, sempre. Sì, sì. Sono 4 successi e uno svantaggio. Oh, ma ce la fai a non fare successi tu? No, sono 9 danni. Cazzo. E uno strain. Già, ma tanto li posso usare, quindi chi se ne frega. Beh, potresti andare ma giù. Ma poi li finisci lo stesso. Loro ti possono fare danni da strain. Aia. Comunque aia. E dai, e dai, e dai. Quando tocca a lui... Ti ho chiesto una cosa molto, molto semplice. E mica mi vede. Non ne ha bisogno. Come il libro. Non puoi usarne due. Per usare il lato oscuro, sì. Ah, devi girarli? Perché lui usa il lato oscuro come tu usi il lato chiaro. No, però per usare il lato uno solo, indipendentemente da quanti pallini fai. Se lo vuoi usare. No. Sì, sì, io ne giro uno solo, anche se ne uso due di lato oscuro. Io per gli inquisitori ne ho sempre girato uno per ogni pallino che facevano. In realtà è uno solo quando lo usi. No, è così. Per onestà. Cioè, visto che... No, ma perché poi... sennò anche io me ne devo girare due. È sempre due versi la cosa. Comunque, tu senti che la tua mente inizia a vacillare. Prova di disciplina. Amico, sarò Revan un cretino, ma almeno nella disciplina non sono secondo a nessuno. E flip un like. Tu quanto successo? Con lo strain. Ricordi che attivi tutto con lo strain tu. Quella è incolata. Papam! 3 successi, un vantaggio e un trionfo. Resisti. Sì, resisto, ma glielo faccio sentire che ho resistito. Che lo faccio col sentire. Trionfo. Cioè gli faccio per capire col trionfo che la mia mente non è facile da controllare. Anche tu. Cosa? Un tiro di disciplina. Sì. Sempre con 3 successi. Smettila con questi trucchi. Non vogliamo farti del male se tu non vuoi farlo a noi. Click. No. Non è un controllo mentale. Senti però che la situazione si sta facendo troppo tesa per i tuoi gusti. E probabilmente la soluzione pacifica è quella che nel lungo periodo potrebbe causare problemi ma ad altri, e nel breve periodo però ti permetterebbe di far sopravvivere i tuoi compagni, che per te in questo momento sono molto importanti. Senti, ma... sono 2 danni di strain. Grazie. Perché non? I tuoi poteri mentali non hanno effetto su di noi. Perché non lo lasciamo andare? Forse su di te. Vieni a parlare. Ma sì, che io sono d'accordo sul lasciarlo andare. Allora, sì, ma voglio che venga a parlare qui quando sono sicuro che vuole solo parlare. Visto che almeno qua ho un po' di difesa contro un mega signore di Sith, la mia mente sarà pari alla sua, ma probabilmente l'addestramento non è proprio quello. Da sotto, nonostante tutto, perché la comunicazione mi arriva alla lunga gira. Vabbè. Che ti rigira, lui ha tutto il tempo del mondo, riuscirà a passare le due. Ma penso che sia molto molto intenzionato andarsene qui il prima possibile. Ha aspettato 70 miliardi di milioni. Io di voglio anni. Solo avere una precauzione dalla mia parte, dal mio punto di vista. Diglielo se vuoi. Senta, signor Coso, torno di là. Allora, non lo so, almeno non lo vedi in questo momento. Ok, fai una tira di percezione. Ah, sì. 3 successi.
Io ho fatto 3 successi e un vantaggio. Che cazzo. Guardando un po' in giro dico, signor Coso, allora, mettiamola così. Io problemi non ne ho, lui problemi non ne ha, ma è cocciuto. Se non vuole tirarla lunga questa cosa, venga di là, gli parli, si pigli un minimo rischio. Se per caso parte un colpo, ci ammazza tutti. Tanto, no, guardi, vengo con lei, le faccio da ostaggio, le va? Fai un tiro di... Le faccio da scudo gattano, umano. Fai un tiro di... non... negoziare. Negoziare, ho un bonus perché ho consigli de manor. La difficoltà è 4. E allora ne 4, mica si caga di brutto dalle torrette questo. No, è che è forza di volontà 4. Ah, ok. Vabbè, però se gli sta dicendo una cosa ragionevole... Prova sempre il minimo della forza di volontà. Come si chiama? La... scusami. Negoziare. Negoziare. Ecco, è ordine alfabetico, eh? Sì, lo so. 3 invece che 4. 4 svantaggi. 4 svantaggi. No, 3 svantaggi. 3 svantaggi. Ti rendi conto che mentre glielo dicevi... Mentre glielo dicevi è un po' balbettato, quindi quello che hai detto era anche sensato, non sei stato molto convincente e anzi stai iniziando a dubitare che tu lo stia dicendo più per partito preso, perché hai deciso che quella deve essere la cosa, più che effettivamente sia la soluzione ideale. Senta, io torno di là. Se al momento non sento niente, cerco di attivare le torrette a sparare a qualsiasi io cosa torno indietro, mi si avvicini. Torno indietro. L'ultima volta che l'ho visto era qua, quindi mi aspetta, tu sei rimasto là in fondo perché sei arrivato là in fondo e lui sta attivando le torrette per sparare qualunque cosa gli si avvicini. Mi si avvicini tipo qua e poi sbircio, se vedo lui arrivare gli dico stai lontano. È bello che facciamo sbircio. Esatto. Sbircio. È bello di Rollins. tocca all'ultimo di voi, cioè a te, che attivi le torrette a sparare tutto quello che mi viene vicino. Tocca di nuovo a voi. Nuovo round. Io torno indietro, gli dico, sembra che... Non avvicinarti a me. Passa dal lato destro. Ok. Io... Più a destra. Sì, sì. Mi metto qua. Dove è andato? Boh. Cioè, è così semplice. Perché dobbiamo sempre scendere a compromessi noi? Si faccia vedere lì lontano, sulle scalinate, che neanche ci arrivano le torrette. Non so, parlaci tu voi. Tutte le volte che usate la forza, un casino, sparite, poi parlate. Ok, ti ucciderò. Che palle. Ma non l'ho mai detto! Io non ho niente contro i Sith. Anzi. Ma non lo so. Ce l'ho contro i Sith che mi vogliono ammazzare. E di solito mi vogliono sempre ammazzare. Questo è vero. Intanto mi sono messo giù. E sto mirando e continuando a mirare per tutto il tempo che intercorrerà da qua. Poi magari passa di qui. Ma qui. Mi sto concentrando su questa alla sinistra del... Alla sinistra. Se passa... 50-50. Se passa di lì... Ho e mirato... Guarda in alto anche. Sì, sì, guardo per tutto. Perché... Non l'ho convinto, io vorrei la soluzione pacifica, ma... Anche io, però i cattivi non stringono mai compromessi, quindi... A questo punto, moriremo tutti. A questo punto, già che non ha ancora usato i suoi dadi per migliorarsi il tiro, tocca ai nemici. Vuoi peggiorare il tiro al mostro? Ok. 2. Ma non può? Sì. Ah, non puoi prendere strain. Mm. Sono un successo e 2 svantaggi. Sono 6 danni. Dovreste vedere la faccia di Manto che è fuori a fumare. Ha tirato una bestemmia con la sigaretta in bocca. Lo porco mordiglia. Quanto, scusa? 6 successi. Cioè, 6 danni. Era un successo e 2 svantaggi. Sono 6 danni in tutto. Porca troia. Però vedi che il lato oscuro che stava animando il cadavere si sta esaurendo. Probabilmente... devono essere continuamente rimpinzati con energia negativa. Ah, già che ne rimangono 3 danni. Però sono morti tutti, i tuoi Gand sono a posto. No, lui deve ancora sparare. Tocca a Jaqen. I tuoi Gand sono a posto, cioè. Adesso fa un critico fallito. Ti migliora automaticamente di 1 perché lui è esausto. 76 dadi gialli. Hai ucciso l'inquisitore, nel coso di... Bravo, il Sith. Ah, non miglioro il tiro, quindi sono
4 più 1 e se uno migliora, quindi questo va così. E, però io te lo peggioro di 1. Così, just for fun, nella speranza del despair. No, che tiro spiacci, di merda, un trionfo. Non si tirano così dadi manta, però. Beh, o anche sì, in realtà. Un trionfo e... Beh, però 7 successi e uno svantaggio. 20. Jabba è imploso. Tocca di nuovo a voi, è un altro round. Io faccio esattamente quello che ti dico, quello che ti avevo detto. Miri. Manovra, manovra, mira, mira. Io controllo un po' di qua, anzi, controllo un po' di qua. Con una mira mi abbasso di con un'azione in realtà uso Deadly Aim per abbassarmi di uno la distanza. Fai una prova di percezione. Veramente? Sì. Ah, ovviamente, cioè nel senso decidi tu. Io mi sto concentrando sul... Ho fatto un trionfo io per nascondermi. È una cosa, io mi sto concentrando... L'hai già tirato prima per nascondermi. Non si sta muovendo. 4 successi e 2 vantaggi. Domanda. Hai fatto un trio. Beh, quei 2 vantaggi però sono molto allerta. Scusa, domanda. Tu mi passi il fatto che, standomi concentrando sul mirare, posso fare un tiro di percezione se passa da lì? Perché sto guardando lì. Sì, il tiro lo puoi fare. Ma non sta passando di là, magari. Non sta passando di là. È stato prima da là. Sta passando di qua. Quando tu non l'hai visto. Io sto pronto allerta. Pronto a fare Enhance, Force Leap, via, proprio... Vi avevo chiesto una cosa semplice e voi non siete in grado di darmi neanche quella, dovrò fare da solo. Anche noi te l'abbiamo chiesto una semplice, solo farti vedere e parlare. Da dove arriva la voce? Non lo sai, nella tua testa. Cioè solo farti vedere e parlare, non mi sembra così complicato, stai solo ti stai complicando le cose. Vedremo. Tra l'altro non posso neanche disattivarle tutte, ne controllo solo alcune, solo queste all'ingresso. Vediamo che cosa riesce a fare lui. La prova di meccanica. Non serve vampiri, perché qui si uccidono tra loro. Abbiamo talento. Senti soltanto. Io ho fatto tanto di più, eh. Sì, ma lui non sta cercando di disattivare le torrette facendo hacking. Sta proprio staccando i cavi a mano. Vabbè, faranno rumore quelli. Sì, sì, senti. Dalla stanza dove avevate messo l'Holocron arriva il rumore di spada laser che fa. Ah, Kylo Ren insegna. E tu vedi che alcune delle torrette stanno iniziando a perdere di potenza. Io guardo la tizia, faccio: beh, non facciamo niente? Non posso. Io mi avvicino. Io mi avvicino più silenziosamente possibile qua. E poi tiro entrambe le due granate che ho e le lancio. È una stanza, cazzo, non è che devo mirare chissà. Io lo vedo se mi sporgo un po' vedendolo passare. No, ci sono anche le colonne in mezzo e un pezzo di muro. Allora, il discorso è, sta facendo un sacco di casino con sta spada laser, è impegnato. No, io per sapere se mi sta lanciando granate perché urlavo già. Sì? Cosa volete da me? Vabbè, lui non ha... faccio così. Allora tiro con le granate, 1, 2, 3, 4. Ma perché? Dovevo parlarci e andarcene con lui. Chi se lo incula la tizia dorata? Ma ti pa- ma no, chi se ne incula? Ma è un Sith, ma lascialo andare in giro a distruggere la galassia. Questo qua ci avrà voglia di stuprarci con la spada laser. Figura. Però c'ha caga delle torrette. Appunto per quello. Adesso vado domani. Finché ce n'è qualcuno che funziona. 1, 2, 3, 4. Difficoltà? 2. Non puoi attivare neanche qualche difesa, nulla? Posso impedirgli di uscire. Il mio scopo è solo impedirgli di uscire. Come fai a impedirgli di uscire se distrugge tutte le difese? Distrugge le difese primarie. 2 successi e 2 vantaggi. 2 successi e 2 vantaggi vuol dire che gli ho fatto 8, 9, 10, 20, 6. Danni. Disorient. No, scusa. Blast 6. Che però una cosa. Sono divisi in. Cioè 26 13, danni 13. Sono 13 e 13 in realtà, perché sono 2 esplosioni distinte. Dopo chi sta? Mi volto.
Quanto così non sentite più niente, cioè tu non senti più niente, tu riesci ancora a sentire perché lontano dalle esplosioni. Tu senti solo a me più arriva polvere dal soffitto. A uno di voi due. Facendo così con la cioè di voi tre in realtà. Certo. Io disattivo le torrette automatiche e mi sposto. Tu senti un'esplosioncina. Ina proprio, sì. Tocca a lui. Aiuto. Ci tenevo, che... Passamelo. Bubu, sentite! Oh. Ma non stava spaccando i cavi di là? No, la sua spada laser stava spaccando i cavi di là. Se c'è la spada laser danzante? No, l'ha piantata a buttare roba. Però almeno non ha la spada laser in mano. Sì, fa così. Cazzo, due esplosioni. Infatti quello che... Non c'era. Ma la spada laser era lì. Ah sì, la spada laser sì. Si prende la mia. Vabbè, questo è vero. Quello che fa è arrivare qua e dirvi, in realtà, non avevo bisogno che voi spegneste le torrette. Le torrette sono al mio comando. Volevo vedere se potevate essere degli alleati validi. Purtroppo no. Noi ti abbiamo detto parliamo. Sono qui a parlare. Siete ancora in tempo a capire che le menzogne che questi Jedi vi hanno raccontato sono inutili. Voglio fare un tiro di, cazzo ne so, intuizione, non mi ricordo qual è la l'abilità necessaria per capire se mi sta perculando. Perché lui non dovrebbe avere controllo delle torrette. Cioè, perché dovrebbe averlo? Secondo me sta dicendo delle balle. Sì. E la cosa era... Aspetta, è un po' che non ci giochiamo, non mi ricordo. Raggirare? Cioè un tiro di... No, era sempre percezione, mi sa. Ok. O disciplina, se è più alto. Flip on light. Oh. Porco il signor. La difficoltà è 4, eh. Ah, bene. Fumble! La merda! Ho fatto negativo. Generalmente negativo. Beh, tu vuoi uscire? Noi vogliamo uscire. Non ce ne frega niente quello che fai te perché non siamo nessuno di noi Jedi. E perché non potevate semplicemente disattivare le torrette? Perché se sei stato rinchiuso qui per chissà tutto quel tempo vuol dire che sei pericoloso. Se devo parlare con uno pericoloso preferisco avere un minimo le spalle guardate. Conta tu quanto tempo sta passando. Nel frattempo io, essendo qui sull'angolo, solo l'occhio e il fucile giù e sto mirando. Tutto il tempo che ci passa. Fai una prova di disciplina. La difficoltà è 4. Due vantaggi. No, però non ci è riuscito, non ha fallito. In generale, però, la prova è passata. Due vantaggi. Non sai che cosa ti sta mentendo, ovviamente. Non capisci su cosa ti stia mentendo. Però c'è qualche cosa nel come la forza si muove intorno a lui che ti sta suggerendo che ti sta mentendo. Ok. Posso fare una prova di forza? Per capire quanto è forte. Sì. Faccio forza? Sì, basta che divenga proprio un... Uso il lato oscuro. Mi viene uno strain. Senti che la forza scorre più potente in lui che in te. Anche specificatamente o in maniera generale? No, in maniera generale. Okay. Può attingere a più forza, può fare più cose, meno bene di te. E ce n'ho una di specialità, quindi... Ok, ma quanto è più forte di me? È tanto più forte dell'inquisitore che abbiamo beccato? No. Io intanto salgo.
Devastatissimo. Beh, tu vuoi andartene, giusto? Sì. Noi vogliamo andarcene. Sì. Come ci si fa? Come si fa andarsene da qui? Dobbiamo disattivare le difese secondarie. Ma io ci ho provato e si attiva un campo di stasi. Se vuoi rimanere qua altri 500 anni, dovremmo usare non il lato oscuro della forza, cosa che io non ho intenzione di fare fastidiosamente. Perché non lo sai usare? Lo so che voi non siete capaci. Perché anche voi come Jedi vedete solo il bianco e il nero, quando in realtà, come ci ha insegnato Revan, è tutto. Appena sento uno sparo parto anch'io. E io anche perché stavo prendendo tempo. Quante volte? All in, hai mirato tre volte. Fantastico. Io flippo un light side. E il light side, lui che ha staccato i cavi, una delle torrette era abbastanza difettosa. Difettosa, si stacca, io la prendo e gliela scaglio in faccia. Preponderanza. Di preponderanza. Lui è una nemesi, quindi abbassa di uno il tiro. È una nemesi, sì, e vi peggiora di due i tiri contro di lui. Ma anche i contrapposti? O solo quelli che tiri contro di lui, tipo mirando? No, quelli che tiri contro di lui. Prima che era nascondersi, percepire, infatti non l'ha fatto. Ah, non sono quelli, no? Non è andata male. Questo va via. Uso il lato oscuro. Questo va via. Allora, ho fatto 1, 2, 3. Altro conflitto. Beh, qua è contro un sit. È sempre lato oscuro. Allora, è la rabbia. C'ho rabbia. Allora, io con rabbia gliela scaglio contro. Io ho fatto. Devo fare. No, questa qua me la peggiora. 1, 2, 3, 4. Questa era la GoPro che ha finito lo spazio. 4 successi. Oh, 4 successi. Un trionfo e un vantaggio. Ok. Quindi gli fai anche il critico. Sì. Sì. Vai, allora. Tira sto 100. Oh, dov'è il 100? Oh, aspetta, Qui. Quello di Cthulhu. 86. No, 106. La Madonna. No, no, aspetta. Non è quello che ti ha. 126. Sti. Tira un dado da 10. 5. Tira quella di Disruptor? Sì. 126. 126. Gli fai saltare in aria una gamba. E la sua agilità scende a 1. Molto bene. Io gli schianto la cosa. Intanto gli ho fatto 10, 13, 15, 16, era discipline. 18 danni. Che me lo peggiora di 2 però, no? Sì. Cosa vuol dire? Difficoltà? Intanto per scendere da quella distanza 2. Diventa 2 rossi. Ok. Quale silhouette è? Tira tu. La torretta? 1. Almeno 2. No, è una torretta piccola. Ah, che pacco, non c'era qualcosa di più grosso da lanciargli? Dai, ho usato il punto, una di quelle più grosse. Almeno 2. Dai, 2. Attenzione! 4 successi e 4 vantaggi. Sono 20 danni. E un critico. E un critico. Si può fare il critico con una torretta? Tu gli hai fatto esplodere una gamba e intanto la torretta gli è arrivata in faccia. Critico. Sono 20 danni e io critico, tiro puro, giusto? Sì. Però passi da lì. Questo è passo. 27. Aggiungi 40. No, 30. 30, ok. Aggiungi 30. Quindi 57. E la madonna, ok. Gli aumenti la difficoltà di Brawn e Agility di 1 fino alla fine dell'incontro. Perché allora, è molto doloroso. Sbam! Lui ha fatto 1, 2... 3, 4 successi e 4 vantaggi. No, e 1, 2, 3, 4 vantaggi. Partono 2 autofire. Che però dovresti colpire altri. No, sì. No, no, ho controllato. Puoi scegliere lo stesso o un altro. Va bene. E quindi sono 3, 3. Se quanti successi erano? Io che gang bang. 4, quindi è 17 per 4. No, 17, scusa, 17 per 3. Ok, mentre sta 41, cadendo, spostato dalla tua torretta senza una gamba, di lui non rimane nient'altro che quella gamba che era rimasta in piedi. Io esco da dietro. Sei nascosto, dove è andato? E mi guardo intorno. Addio. Lì, là, lì, lì e lì. Ciao Manto. Ciao. Ciao Manto. È un po' dappertutto. Quanto mi guardo bene attorno. Fai una prova di percezione. Era un clone.
Un successo e due vantaggi. È mia quella gamba adesso, quella gamba è mia. È lì, tutto quello che rimane è lì. Già fatto? Per fortuna che c'è. Mi giro verso il tizio dorato. E voi avete intrappolato sta pippa? Sì, insomma. 10.000 anni di stasi l'hanno indebolito, evidentemente. Beh, sì, certo. Se dicono tutti così, gli vado dal cazzo. E gli do un 5 anni. Allora! Allora, bel qui. Colpo, bel colpo. Sei migliorato dall'ultima volta che ti vedevo. Ti non lo so, evidentemente così. La pausa mi ha fatto... Che comunque, tutto, vedi, vedi. E intanto mentre siamo lì che vediamo... E io e lui stiamo parlando e Jared è per terra, siamo in ande, non ci siamo accorti. È per terra, non ci siamo minimamente accorti. Vedi, i Sith sbagliano sempre questo. Come i Jedi, d'altra parte. Continuano a vivere per assoluti. E quindi gli dice, no, non voglio rendermi un secondo vulnerabile. Se parlava, magari lo lasciavamo andare. E invece lui è venuto lì, ha dovuto fare il qua, qua, qua. Ma poi noi siamo una squadra coesa. Loro, ogni cattivone lavora per se stesso. Eravamo anche in tre. Beh, però... A proposito, Jaqen per terra. Jaqen? Perché non viene a fermare? Aspetta che... Jaqen! E c'è H9 che lo sta punzecchiando con un ramo che ha preso dalla foresta. Lo aggiusto, senti, però io non ci voglio tornare. Giusto, la stasi l'ha indebolito, è il nuovo, te l'avevo allentato. Esatto. E il nuovo le ossa grosse. Esatto, allora, le ossa no, grosse. Ma è la cash. Esatto, no, ma è la cash. Sono le ossa grosse, la mia cassa tragica è iniziata qui. E mentre sistemo Jaqen, continuo? Vai. Fico. Allora, un, due, tre, quattro... Un verde, difficoltà 3, perché è messo male. Io speravo di colpire qualcosa di vivo, ma sotto c'erano solo cose già morte. Beh, potevi venire qua e colpire questo. Hai visto? Lui gli ha tirato due granate. Non ho fatto in tempo. Quando sono salito dietro a Jaqen, il mio padrone l'ha fatto a pezzi. A proposito, le granate! Corro nella stanza. Ci sono resti della spada laser? No, sono due granate. Vabbè, qualcosa sarà rimasto. Neanche il cristallo? Questa è la parte più... Mezza, Elsa, fusa e spappolata. Sì, quello probabilmente sì. No, io prendo quella. Adesso collezionerò trofei di Sith. Mi piace. Tutto sto casino per un successo e un vantaggio. L'ho tirato su alla brutto cane. È a 7 punti ferita. Cioè. Mi hai curato 1 e 1. Ti faccio vedere io come si fa. Te lo devo sempre spiegare. No, ma aspetta. Gli ho curato 8, comunque. Ti sei allenato a sparare. Sì. Ti faccio vedere io come si guarisce. Ma meglio lui, ma lui è in piedi, più o meno. Ma è in medicina? Così? Sì. Guarda. 3 successi. Che cazzo. Ogni volta che tiro per medicina faccio tipo... Dovresti darti la medicina. Il medico. Io ho visto un'altra collezione, siamo a 2. Per questo gli inquisitori mi cercano. Ah, ecco, ma non dovrei. Revan, l'ammazza inquisitori. Mi piace. Leto. In vacanza. Per un po'. Ci potrebbe stare. Potremmo farci una vacanza. H9. Non ho ancora deciso se uccidere è la strada migliore. È un buon segno. Sai, un'idea, Leto. Prendiamo Jaqen, che comunque sta male. Guardia di porta. Il guardia di porta l'ho disattivato. Quello che sei. Come da accordi potete uscire. Aspetta, fermo un attimo. No, no, no. A parte che ci fermeremo qui in questo pianeta per un po', immagino, a fare una vacanza. Ma perché? E io direi, non posso. Si sta bene qui. Beh, non ci sono animali. Chi se ne frega? E cosa mangiamo? No, andiamo in una città. Ci sarà una città qui, no? Da qualche parte su questo pianeta. C'erano. Non c'è più niente? Non saprei. Andiamo a cercare. Ma si può fare. Sì, si può fare. Sì. E prima di andarcene, però. Sì. Anche prima di chiudere. Mi giuro, mi fa. Hai detto che se l'avessimo ucciso mi avessi fatto diventare un maestro Jedi. Giusto. In effetti... Vi nomino maestro Jedi. Sono un maestro Jedi. E questo bene, penso. Sì, è benissimo. Noi i maestri Jedi hanno accesso alla biblioteca tutta? Sì. È ufficiale, quindi anche fuori da qui posso dire che sono un maestro Jedi. No, dovrebbe essere sancito dal concilio, ma in questo tempio siete dei maestri Jedi. Maestro Jedi. Prego. Grazie, maestro Jedi. Prego, dopo di lei. Jaqen, maestro Jedi. E lo trascino. Andiamo a riposarci in una delle stanze. H9 dice, maestro Jedi, è un bel suono. H9, il maestro Jedi. Il primo droide Jedi. Mi giro verso di lui e gli do la spada laser. Ma che cazzo.
quella dell'inquisitore. Ecco che la accende e inizia a far girare. Ecco come la Grievous. Ecco come aveva quattro braccia. Ecco come la Grievous. È stato Reva a dargli la prima. Tra l'altro è viola questa, se non sbaglio. La sai usare già meglio di me. Sì. Questa è per te, maestro Jedi. E mentre andate verso la biblioteca e a riposare. E abbiamo, stiamo prendendo per il culo i Jedi di tutto il mondo. Nel tempio dell'alba, quello che avete ascoltato era Fumble. May the fourth. May the fourth be with you. Siamo andati oltre le 2 ore e 44, quindi la GoPro è finita, quindi il video su YouTube sarà quasi penso tutto figo e poi no. Vabbè. E comunque siamo quattro maestri Jedi. Sì, da adesso in poi siamo quattro maestri Jedi. Avete creato il primo droide maestro Jedi. È il passo più vicino, mi avvicino di un passo a fare, a insegnare la forza ai droidi. Ma infatti dai, per quanto, cioè, tu sei vicinissimo al, è perfettamente al tuo disegno. In linea con quello che volevi. In linea, prendo un punto ispirazione. Sì. Prendi un punto ispirazione. Ok. Quello che avete ascoltato era Fumble. Fumble. Fumble è un podcast di giochi di ruolo, è il primo podcast e l'altro podcast che potete ascoltare è di Marco Andretto, che è venuto a Com'è quel gioco domenica scorsa. Più bello bello. Stai zitto, non nessuno ha sentito, lui c'è cascato e quindi ho truffato anche un ologramma, perché giustamente, come dicono le voci sull'ologram, mi avrebbe nominato maestro Jedi se l'avessi convinto a rientrare in stasi di propria volontà. Ma io l'ho convinto a rientrare in stasi perenne. Che stasi di così. Se muore, dici. Appunto. L'altro podcast, dicevo, andatelo ad ascoltare, GDR Unplugged, è di Marco Andretto, che è venuto a giocare con noi a Com'è quel gioco. Com'è quel gioco? Puntata che puntata uscirà presto. Non vi diciamo su cosa. No, non vi diciamo su cosa. Le altre cose che potete fare è andare su qwerty.it/associati e darci i vostri soldi. Potete darci dei soldi per dei motivi specifici o semplicemente perché vi piacciono le nostre facce. Potete anche compilare il questionario a riguardo. Quello è il punto B, qwerty.it/survey. Andate a compilare il questionario su chi siete, quanti anni avete, che sesso avete, cosa fate nella vita e quanti podcast ascoltate. Ci serve per capire chi siete e come possiamo... Che sesso avete! Soprattutto che sesso avete. Che sesso avete, è l'unico motivo per cui lo facciamo. Sì. E no, ci serve a noi per capire questo chi sta ascoltando questi podcast. Sponsorizzata da Simone Bonavita. Probabilmente. La terza cosa che potete fare è andare su Spreaker e mettere dei like su Spreaker o andare su iTunes e lasciare delle recensioni al podcast e a questo e agli altri. Grazie a tutti quelli che hanno lasciato recensioni recentemente. Grazie, veramente tutto. Ci fanno sempre piacere, soprattutto siamo arrivati a quasi a tipo 72 valutazioni a 5 spade laser o 5 punti lato oscuro. Quindi siamo veramente... come abbiamo finito la puntata, tra l'altro, con 6 punti lato oscuro. 6 punti lato oscuro. L'ultima volta che c'è Revan di punti lato scuro. Non avevo idea di come si spieghi questa cosa. Allora lasciala lì, non ti preoccupare. Ci ho provato, ci ho messo la mia buona volontà. Grazie. Ho fatto fumble. Grazie, stai facendo più danni che altro. Allora, madonna. Insomma, ci ho provato. L'ultima cosa è andate a mettere anche like su YouTube e a fare share del video su YouTube. Sharate, come sharate. Sempre, avete visto la diretta con un video, tra un paio di giorni arriva quello nuovo. Yeah. Chi bello. Chi bello. Noi ci sentiamo settimana prossima con Dragon Age. Sì, altre persone da farsi insultare. Esatto. Con il personaggio preferito da una delle nostre voci nella testa, Locklear, che se potesse ucciderlo lo farebbe. A buon ragione, nonostante questo Locklear io lo adoro. Tu lo adori come giocatore? Sì. Ma, ah no, beh, in realtà anche il tuo personaggio. Il mio personaggio? Vabbè, ma il tuo personaggio è esatto, un mendicato, quindi. No, non è un mendicato, è una persona che collega... È una persona semplice. È pavloviano, collega cibo a gradevole, è semplice. Noi ci sentiamo settimana prossima, fumblegdr.it o qwerty.it, a settimana prossima. Ciao, scaricate Overwatch.